1989, at a time where the Italian industry came to a complete halt. I think it was a European crisis with film investment. So I believe Darren Serafian, Medina Blower, and myself, we were without a job for a few months, and Zombie 3 came along, and it was a very low-paid job, but... Hi, sweetie. I got a big doggy down here. You can't see him, huh? So I did the interview for Zombie 3, and it was a very informal interview. I believe Claudio Fragasso was very good friend with Darren Serafian, who they had worked together on Alien Predators in Spain the previous year, so Claudio called Darren, and I think he needed a name. And Darren and I were dating, so we both got the parts. And Lucio Fulci was not there for the casting. We met Lucio Fulci directly when we went to Fiumicino. The experience on the plane was a complete nightmare. I had a French passport, and the crew forgot to get a visa or tell me about a visa for the Philippines. And a lot of the equipment was in my name. So once we got to Hong Kong, I couldn't disembark. And I had to go to Hong Kong for 3 days and get a new visa. Anyway, Zombie 3 was really something. So at the time, Lucio was very sick. He had a liver problem, he had liver disease, and he had an enormous stomach. And the man was really unhappy. But that did not justify the amount of cruelty that he put everybody under on a regular basis. He would pick somebody on the set, and you probably already heard the stories, but he would pick somebody on the set and make them the mockery of the day. One day, I remember I was doing this scene with this young Filipino actor, and he was Kent, if you remember the movie, and Kent had a big gushing wound on his neck from a bird attacking him with a deadly virus. And so the camera had to pan from Ken, and then the blood special effect had to come out, so Lucio Fulci would say Ken, then blood, and then they would pan to me. And instead of saying Beatrice, they would, he would say Ristorante Cinese, and everybody started laughing, but they would giggle. And so I had this big camera lens in front of me for my close-up, and I had to see my line, and I would see, you know, in the background, all these people laughing, giggling, like like that. So he gave me a hard time. The man was vicious. And in other scenes, there were also other things going on like that. And you know, you work on a low-budget movie, things are going to happen to you. Thanks God I never worked on porn or things like that, because I can... All right, let's not even go there. But I think I have a really hard time forgiving him, and I am a forgiving person, but this one time, and you probably remember the scene when the zombie in the gas station shag puts this chains around my neck, attacks me from behind, and pulls this chains around my neck and chokes me. And we have this fight where he's from behind and he severs my throat so hard. And I remember we shot that scene 4 or 5 times. And the fifth time, Lucio was not satisfied eventually with my reaction, my suffering. And I remember from a distance, because I went back to my initial position on the set in the distance, I saw him ask for the stone, this Filipino stone, to talk to him, and there was some back and forth. I mean, I put it back post-factum. But that one shot we did, the last shot we did, which is probably the one used in the movie, was absolutely horrendous. This man squeezed my neck, and he really squeezed it. I mean, I thought I was going to pass out. And what you see in the scene, that I'm screaming and trying to liberate myself and free myself and ask for help, is I'm actually getting choked to death. So I'm 99% Lucio had invited this man, bribed him, convinced him to hurt me. And
I almost passed out. And I remember sitting at the end of the set on a chair with this horrible pain in my head and the back of my neck because the chains were really heavy. And I was very moved because in the whole nonsense and absurdity of the moment, the crew paid no attention to me. They moved on to the next thing, but I started to move things around. But the local people, the Filipinos, were moved, and they were so compassionate. Somebody ran to a house next door and grabbed a big bag of ice, and they put it on my neck, and I was in tears, crying on this chair. And they came and they hugged me, and they held me. And I didn't understand the language, but I can tell that they were being very compassionate. Come here, with me. Come here, you guys. Anyway, that's in the past, thank God. Lucio Fulci was a hard man. He was extremely intelligent. He was a man who could read people really quickly. And maybe he used that gift in not such appropriate way. I'm a believer in karma, and I think that his career went on for many years, but maybe he wasn't as big as he could have been, or as many people thought he should have been. He probably hurt people, or he was hurt. I cannot judge, of course. I regretted having worked on that movie. I think I'm looking back, and I think the only funny thing about the movie is 15 years later, you guys are showing up at my house and asking me these questions and doing these interviews, which is absolutely interesting how things go sometimes in life. And I worked on projects that were incredibly expensive and sophisticated and intelligent and creative, and those just lay dormant somewhere. So what else can I tell you about Lucio Fulci? May you rest in peace, Lucio. I'm sure the suffering probably gave you a chance to look back and maybe wish you had done things differently. I'm sorry that a lot of people took advantage of him on the set on Zombie 3. Stunt people took over the direction that it seemed. They all became stars. That was kind of a funny thing. You guys know what I'm talking about, probably. So anyway, I want to say thank you and wish this project to do really well. I appreciate you came out. And that's it. È stato un amico, oltre che il regista, uno dei registi che mi hanno diretto più volte, perché con Lucio abbiamo fatto 3 horror per il cinema, più 1 per la televisione, più un western, un film western che è stato uno degli ultimi western spaghetti che siano stati girati, perché poi è finito il ciclo, non finito lo spaghetti western, ed era Sella d'argento con il mitico Giuliano Gemma. Conoscete Giuliano Gemma, certamente. E, anzi, quello è stato il mio primo film che ho fatto con Lucio. Poi lui ha cominciato a girare gli horror e ha pensato che io fossi uno dei visi, dei volti più adatti per quel tipo di cinema. Un volto da giallo, un volto inquietante a quell'epoca, secondo lui, perché poi ho girato anche delle commedie dove di inquietante non c'era proprio niente, anzi veniva fuori proprio il mio lato infantile, giovanile, no? Il tipico della mia età, però poi lui vedeva questa particolarità in me, questa particolarità
di essere inquieto e quindi di, nella possibilità di inquietare un pubblico. E Lucio, appunto, era un amico, come ho detto, ed era una persona molto, molto vivace intellettualmente, molto stimolante sul set e fuori dal set, una persona curiosissima, attenta, con le antenne, capace di percepire simultaneamente ciò che gli succede intorno, capace di stabilire un rapporto veloce anche con le persone, anche persone che aveva appena conosciuto. Tra l'altro, a proposito di set, certi attori rimanevano, come dire, stupefatti o attoniti o comunque sorpresi da come Lucio si rivolgesse a loro con una confidenza immediata, cosa che secondo me un regista deve fare, ha bisogno di fare per instaurare un rapporto. Quindi superava comunque tempi e modalità in maniera molto, molto semplice, molto diretta. E questo suo modo di essere diretto certe volte poteva risultare, come già saprete da altre interviste, poteva risultare forse talvolta offensivo per certe persone che avevano bisogno di più mediazione, no? Invece per me era divertentissimo, mi divertivo un sacco. E anche quando sottolineava le cose che a lui non piacevano sul lavoro, certe volte lo faceva in maniera veramente brusca, veramente sì, brusca, ma era un suo modo, io l'ho capito immediatamente, quindi non mi turbava affatto, anzi, era un modo per accelerare i tempi e per capirsi più velocemente. Ed era buffo, perché usava una terminologia, anche quella molto immediata e ricercata nello stesso tempo. Per ognuno, per ogni persona, per ogni attore c'erano dei modi di soprannominarla che avevano a che fare con una visione di quella persona nella sua immediatezza. Ognuno era, ecco, io a certi momenti ero la volpina di Pomerania, chissà perché volpina, perché avevo un viso più appuntito, più magro, di Pomerania, non so perché, sì, forse nordica, no? Pomerania è una zona della Polonia, Germania-Polonia mi sembra, no? Vabbè, ragioni sue. Per altri invece, su altri personaggi, i soprannomi forse erano più pesanti, no? Certi attori erano cani, certe attrici erano cagne. Ma certe volte lo diceva pure a me, no? Monreale, come sei cagna, però sei fantastica, va bene così. Lucio era un mistero buffo, come direbbe Dario Fo. Aveva un modo di camminare, di muoversi, assolutamente non curante di ciò che potevano pensare gli altri di lui, con i pantaloni calati molto molto bassi, da dietro gli si vedeva l'inizio del sedere, sputava tabacco, mangiava in una maniera si sbrollava, certo, lo faceva quasi apposta, gli piaceva proprio stupire gli altri, stupirli, sì, mi piaceva stupire gli altri. Beh, insomma, nei suoi film l'ha fatto e anche nel privato, gli piaceva molto parlare del suo privato, forse no, piacere non è il termine giusto, aveva necessità di parlare del suo privato, che non è stato molto felice come saprete, no? Dalla sua biografia, è stata una vita difficile la sua. Anche in campo professionale, perché poi non è stato neanche tanto riconosciuto come si deve in Italia, no? È stato un regista in fondo che ha fatto tante cose e le ha fatte bene. E
Sì, avrebbe forse meritato più successo, più fortuna. Si merita la fortuna? No, la fortuna c'è e basta. O c'è o non c'è. Lucio Fulci. I suppose I may be the only American who starred in 4 films for Mr. Fulci. 3 of them on purpose, 1 by accident. I was one of the stars of Cat in the Brain, and I didn't even know it until someone added it to my list of credits. Apparently Fulci put that film together with clips from other films, and I didn't even know it, that it had happened. Some people liked the film, so I guess it worked out all right. My first film for Fulci was in 1986, called The Devil's Honey. We shot it in Spain. I met him there. He was ill, had been ill, very ill, but it didn't affect his energy in the shooting or his creativity. He was a very nice and kind man, if he liked you. He had little patience for incompetence. I can remember many times he'd come to work in the morning and he'd start yelling and raving like an Italian caricature. And he'd go down the line of people that he was talking to, and seemingly angry. And he'd get to me and he'd smile and he'd say, "Hi, Brett, how are you? How are you feeling this morning?" I'd say, "Fine, great." And then he'd go on and resume his tirade. So I don't think anyone ever really took it seriously. He did have a good sense of humor. He liked to laugh. He loved his gore. Once, when we were shooting when Alice Broke the Looking Glass, my ex-wife came on the set, and she had no familiarity with film making, and she was horrified by his special effects that he was shooting there. And the more she was horrified, the better he loved it. He loved to show off his craft to non-pros. And I remember once that my old friend Clint Eastwood was in Rome, and he invited us to a screening, some of us, his friends, to a screening of his latest film. So I asked if I could invite Fulci, and he said yes, of course. And Fulci arrived at the screening, and he had a new blue blazer, and his hair was done perfectly, and he didn't look like the Fulci that I knew. And he conducted himself as a perfect gentleman. I was very happy to see that side of him. There was in shooting Demonia, we shot in this crypt in the bottom of this church. It was one of the most eerie experiences I've ever had. We were down, I don't know, like 2 floors underneath this old church in this village up in the mountains in Sicily, where. It's one of those places where when you look at the people, you know they've all been on this mountain for generations because they all looked alike. Anyway, in this crypt, there were real bodies, and there were like shelves on the wall, and people, instead of being buried in the ground, they were just laid out on one of these shelves or maybe in a box on the floor, but all dressed very nicely. And some of them, it was like they were
mummified because there's, some of them had been there probably over 100 years. And there was a smell. It wasn't a smell of flesh or anything like that, because it was the bodies were all so old, but just this mustiness. People working for Fulci, most of the people who worked with Fulci worked with him often, would get sick and have to leave. It was just so eerie shooting in this place. But he loved it. He was in his element. That was about as horrible as you can get, shooting with real dead bodies. But it was kind of odd how I worked with all these well-known Italian, it's like they're a family. I hadn't thought about it until afterwards, but there was Bava, Freda, Fulci, Umberto, Bava, Umberto Bava, and then Lenzi. Anyway, I worked with all of those famous horrormeisters of Italy, and I didn't realize it until years later. I don't think there were many Americans who had that experience, and I'm very happy I did. And it's a time I look back upon with fond memories. And I'm sorry Fulci's gone, Bava's gone, Freda's gone. But we're still here, aren't we? I hope this gives you some insight into our old friend. This is Brett Halsey saying, arrivederci. Yes, he had a double personality, I think. I think he was very fragile. How do you say fragile? Fragile. Because in the life he was a warm man, talking with you in a normal way, asking you, he was, communication with him was normal and warm, and you can talk about him, about music, theater, life, but he had a double personality, because I think when he worked, he changed personality. He started to be an awful man, violent, aggressive, and vulgar, and shouting, screaming, and bad words, and swearing. I never heard swearing like that. And I'm not a religion woman, but I was astonished about this. And afterwards, slowly, one day, 2 days, 3 days after, okay, I was used, and I said, okay, he's working like that. And I think he needs this to take strength about to work. He needs to be like that. And I suppose that it's a sort of fragility, weakness, I don't know. Big director, I think, doesn't need to be like that. You can direct, but it was his own. I know that he had a dramatic life. Very with woman, with the relation, with the daughters and work. I don't know, somebody, I don't remember exactly, because I have the faculty of forget. So, when somebody
tell something about somebody, I sometimes forget. I'm not a woman that remember everything everything that they tell to me about people and intime cose o pettegolezzi, how do you say? Details, and yes, this kind of talking I forget, but I remember somebody that told me about his past life. It was so strong and dramatic, and I think a woman of him killed herself, and so for sure he was a man not serene, and yes, he had big problems inside, and so yes, very thing that I remember giving me courage to me when I had the trauma for a scene of Casa del Tempo. He talked about other actors that eated some alive worms, and he said this to give me courage. So it was really this is Lucio Fulci, but yes, strong experience, I can say. Like it's the same thing in love. I mean, you can have a dramatic, horrible experience with a lover, and that in the moment you suffer and you are shocked, and but afterwards, in you remember, you can take experience from that. You grow up with this experience, horrible and strong and extreme and dramatic experience. I like an actress in work, in life, in love, I use to transform negative in positive. Thank you.
Hi, I'm Mike Bronis, creator of this DVD. And it was suggested to me that I too relay my fondest memory of Lucio. So I thought, what better place to do that in than in front of the Concord Free Public Library, which is where Lucio shot some of the interiors and exteriors of his classic House by the Cemetery in 1981. My fondest memory of Lucio was probably one shared by many American fans who met him in 1996 at the Fangoria Weekend of Horrors in New York City. I had been writing for a magazine at the time, Alternative Cinema, and I had hoped to get an interview with Lucio. So waited in line, had him sign my Gates of Hell poster, and was going to ask his translator, Loris Kirchy, about setting up an interview. Unfortunately, my friend had brought an Ebon Records version of the soundtrack to The Beyond and City of the Living Dead. And once Lucio saw that, he pretty much flipped out. And so ended that attempt. Anyway, we kind of walked off, and I snuck back to the end of the line to give it another chance and get another item signed, my City of the Living Dead LP. Anyway, got that signed, talked to Loris. He said I needed to speak to the promoter of the show to interview Lucio. So, hence my tracking down Tony Timpone, who gave me the big blow-off. So that was strike two. So I decided then to talk to the man himself. So me and my friend waited around till he finished up the autograph signing and headed to the elevator. We followed him in. And I don't know if it was just nervousness or if I didn't think he'd understand me because Loris wasn't with him at the time, or if he'd remembered the bogus CD that we had him sign. But anyway, I was basically starstruck and I didn't even speak to him. Anyhow, he got out of the elevator, the door closed behind him, and that was it. Lucio Fulci passed away 2 months after that. I never got the chance to really know him or talk to him. And therefore, that's the reason for this DVD. To give me and fans alike just an idea, an overview of what the man was like, what he truly was like, and via the memories of all that he worked with. Well, not all, but 90 of them, I believe. Anyhow, I hope you enjoy it. And perhaps we'll see you next time. Guarda, Lucio è stato un grande secondo me, perché ha dimostrato un'abilità tecnica, una creatività negli effetti speciali, nelle scene di suspense che raramente si ritrova nel cinema italiano. Per esempio, all'estero è considerato un grande, mentre in Italia è sempre stato sottovalutato. Questo si deve anche, soprattutto, al fatto che lui ha avuto una carriera molto lunga e ha diretto circa 100 film, se non di più, per cui la prima parte della sua carriera ha diretto sempre dei film comici, strani, dei film strani con comici, Frank Ingrassia, commedie, insomma, era un regista, diciamo, che sembrava lavorare soltanto su certe tematiche, la commedia, il comico, la commedia. Lui veniva da essere stato assistente a Steno, no?
E quindi ha fatto per moltissimo tempo questo genere di film che erano lontani, tutto l'opposto poi di quelli che ha fatto invece in tarda età, quando ormai era una persona di età, e ha scoperto il genere horror e il genere thriller. Devo dire che alcuni film suoi sono straordinari, mi riferisco soprattutto al film Zombie, ma soprattutto all'Aldilà, e poi a un film thriller che per me è uno dei migliori fatti in Italia, che si chiama Non si sevizia un paperino, film che è passato ieri o l'altro ieri in televisione, pensa, 2 giorni fa. Ecco, quindi è una persona senz'altro top fra i cineasti italiani, avrebbe meritato una sorte migliore, perché appunto, avendo lui, come me del resto, fatto dei film anche di avventure, di peplum, lui ha fatto anche molti comici, non era stato preso troppo in considerazione dalla critica, che alla fine si è ricreduta, ma si è ricreduta quando lui era già morto, purtroppo. Devo dire, per me era un genio sul piano tecnico. Io ho lavorato con lui quando ero giovanissimo, ho fatto un film dove lui era supervisore del regista, il regista era un esordiente e io ero l'aiuto di questo regista, e mi ricordo che praticamente quando Lucio faceva un'osservazione sul carrello, sull'inquadratura, sui tempi della recitazione, le faceva sempre in modo perentorio, autoritario, strillando, però erano sempre molto giuste, perché aveva una padronanza del mezzo cinematografico enorme. E poi era anche un uomo strano, perché pur essendo come persona abbastanza, diciamo, che posso dire, uno che si esprimeva a volte in modo grossolano, invece era un uomo coltissimo, aveva una profonda cultura sia storica che filosofica che letteraria, quindi era molto migliore di quello che appariva. Tu sai che nel cinema, nello spettacolo, l'apparenza conta il 90%, quando uno si sa presentare, vendere bene e si propone in un modo molto positivo, indubbiamente ha maggior rispetto di colui che invece è trasandato nel vestire, come Lucio, oppure esprime a volte con delle frasi un po' così. Comunque, ecco, l'avrebbe meritato di più, e sono contento che oggi gli studiosi dei generi come il thriller, l'horror, il western lo tengano nella considerazione di un maestro, perché così è stato. Io potrei anche raccontare qualche aneddoto, però ora mi sembra che sia tutto così lontano, perché già si parlano di cose molto vecchie, però era un uomo che molto sarcastico, cioè lui, se un attore non gli era simpatico, gli dava subito un soprannome, un epiteto che lo distruggeva. Era un uomo di una potente capacità di aggredire in modo divertente, eppure era anche oggetto di scherzi, perché quando girava, per esempio, mi sembra Paura nella città dei morti viventi, lui che fumava sempre la pipa, non so se ricordi, che lui aveva sempre questa pipa, allora c'era la scena dei vermi, che la povera Janet Agre l'avevano riempita di vermi, e però gli hanno messo anche molti vermi nel tabacco della pipa al signor Fulci. Quando poi l'ha accesa è successo al set è esploso, perché ovviamente si è fumato un centinaio di vermi. E lui, sono molti aneddoti su di lui, era senza dubbio un personaggio che rimaneva, insomma, impressionava in senso positivo, in senso negativo, impressionava tutti. Poi era una miniera di storia del cinema, in questo io sono un po' come lui, cioè noi facevamo delle sfide anche a chi sapeva chi era il 15° attore del terzo film di Scorsese, che aveva diretto un film nel 1912 dal tempo del cinema muto, perché aveva fatto come me il Centro Sperimentale di Cinematografia, la Scuola di Cinema di Roma, quando allora, 40 anni fa, era una scuola per pochissimi iniziati. Ora tutti fanno le scuole di cinema, ce ne sono in Italia, ce ne sono almeno 20 fra le università e le scuole, così. Allora ce n'era solo una, e per accedervi bisognava essere dotati veramente, o baciati dalla fortuna, o raccomandati da qualche ministro, o dei geni. Ecco, io penso che lui c'era un genio, e io pure, modestamente. Thank you.
Io ho avuto il piacere di fare con Lucio Fulci 10 film, 8, 10 e mezzo, diciamo, 8 più o meno sul genere horror di quello che stiamo parlando, che abbiamo parlato da Zombie, La villa accanto al cimitero, Black Cat e tanti altri. Poi ho fatto anche un'esperienza, una commedia, per capire il carattere del regista, una commedia all'italiana e un film western che era Sella d'Argento, un film girato in Spagna dove si girano e hanno girato tantissimi e centinaia di film western italiani o americani. Allora ho capito Lucio anche su un genere diverso, come carattere quando dirige una commedia, anche se a lui non piaceva, ma per ragioni contrattuali, per ragioni economiche e moni, come tutti viviamo per quello anche, oltre che per l'arte o la fantasia. E l'ho capito diverso, appunto, lì ho capito ancora più l'uomo Lucio Fulci. Io quello che ho capito dell'uomo Lucio Fulci, che era fuori cinema, senz'altro era generoso, amico, disordinato, era piacevole starci insieme, perché girando appunto 10 film ci ho mangiato tantissime volte a cena o a col cestino, quello che danno durante l'ora di pausa. E fuori veramente poteva essere tutto, tante volte mi dava anche dei turbamenti, perché nel suo parlare ad alta voce nei ristoranti, nel suo essere regista tante volte, regista proprio nella hall dell'albergo, non dico che mi dava fastidio, però mi turbava un pochino, perché lui aveva questo carattere così animoso, così forte, così, era sempre regista, perché gli piaceva dire a tutti, però dentro era un regista che sapeva fare il suo mestiere, e così era anche nella vita quando si andava a mangiare era divertente, sapeva sempre raccontare. E poi c'era un merito che io non ho, e tanti altri, aveva una memoria pazzesca, una memoria su tutto il cinema italiano e internazionale, tutti i film, tutto il passato, tutto il presente di quel momento, sapeva tutte le storie di tutti gli amori, di tutti i sette, sapeva tutti i bravi e non bravi gente del cinema. Allora con lui era un racconto continuo, e lui sapeva dire di tutto, del cinema. Tutto. E questa era per me un'esperienza bella, perché ogni sera apprendevo qualcosa sul cinema del passato e del presente, che non era il mio, che non avevo conosciuto, il piacere di conoscere, che lui ha fatto prima della mia conoscenza tantissimi film, un regista credo che ha prodotto tanto, perché girava 4-5 film in un anno, e sono tanti per un regista, perché era bravo, veloce, poi che ha un suo genere. Sì, che non abbia mai fatto un film grande. Sì, non ha fatto pure un peccato, anche perché è un peccato che lo meritava. Sì, infatti, lo meritava, il rapporto, era un grande regista. Perché era un regista che si era preso ormai una logica di mercato, che lui sapeva fare dei film veloci, bravi, a basso costo, invece penso che se avessero dato l'opportunità di girare un film con un budget giusto, non esagerato ma giusto, forse poteva dimostrare di essere ancora più grande di quanto lo è ancora nel mondo, che è conosciuto più fuori che in Italia, perché in Italia abbiamo dimenticato non solo lui ma tanti altri registi, tanti ne abbiamo dimenticati negli anni, specialmente 50, 70 o 75. Sul lavoro l'abbiamo detto, l'abbiamo raccontato, prima ne abbiamo parlato, come regista proprio da sette lo si seguiva tutti, perché ripeto, col suo carattere e con la sua esperienza, lui parlava, chiacchierava con tutti contemporaneamente, mentre parlava con un attore parlava con noi, parlava con l'aiuto regista o con la segretaria d'edizione, poteva parlare con tutti contemporaneamente, ognuno gli diceva una cosa inerente a quello che si andava a fare. Era un vulcano, per tante volte pure ci stordiva, però sapeva tutto, è vero o no? Ci stordiva, ma era quello che ci dava il ritmo, quello che ci dava noi nel cinema italiano, come nel cinema americano, che ancora più di noi lavoriamo 12 ore di media al giorno, e le 12 ore andavano via con la stanchezza, però si girava. E poi lui, quando era soddisfatto, o con una battuta cattiva, o una buona, o una simpatia, o con un'occhiata, faceva capire che era soddisfatto a tutti noi. E non lo si vedeva dagli occhi quando lui era soddisfatto, che diceva stop e diciamo bene. Non esisteva, come esiste negli ultimi 20 anni, il video control, che adesso tutti i set, se non ci sono i video control, che era un regista che si metteva vicino alla cinepresa e vedeva gli attori quello che dicevano, come tanti altri registi, non era unico al mondo, ce ne stavano tanti bravissimi così.
perché sapevano sapere vedere la recitazione, la macchina da presa, chi stava in macchina, come si muoveva contemporaneamente, sapeva giudicare tutto, e per questo per noi ci ha insegnato molto. E poi ci ha dato la gratificazione, perché quando ci chiamava ci diceva che aveva piacere stare con noi. Questo è Lucio Fulci, un grande uomo di cinema. Grandissimo. The first time I met Lucio Fulci is because Lucio Fulci and the production called my agent. They want me to meet, to offer me this part, the part of Webb, I remember, George Webb in Murder Rock. I never met before Lucio Fulci, of course I know him. As a famous director, and as I said before, and the impression was of a director who exactly knows what he wants to do, and was very kind, but very I could say it's brigativo. Very, it was a very a quick meeting, you know. You just say what was the part, if I like to work with him, and that's all. But just a shake hand, say I hope to see you soon. I'm glad to work with you, and that's all. Then we met. The next time we met on the set, and on the set I have the my impression was confirmed, and was very he used to shoot in a very very quickly, very, but I noticed that even if you work quickly, he just like headed the film in his mind, in the, because everything was perfect, and we have also the if one of the actors have some problem, some question to ask him. You should do it. We did it, and the way he answered was always very, very strong, but very clear. So I am maybe a little bit shy. I was more than now, and at the beginning maybe I was a little bit on the fence, because. I don't like directors that scream and yell on the set. He didn't scream or yell, but he had always this tone of voice, very present, very strong. And so I was always like it. But then I understood that the voice, the tune of the voice, of his voice, wasn't exactly what it was inside. I mean, it's very, I don't know if it's clear what I want to say, but from the moment I discovered that, everything for me was very easy, and nothing, really nothing happened of strange on set. And after the film, we finished the film, we stayed for a long time without meet each other. Then I remember
we met once in a little town of Italy where we went, but we didn't know that I was going to that place, and Lucio didn't know that I was there. It was a very warm meeting, because we met after, I guess, 5 or 6 years when we finished the film. And we were there to receive a prize. And we had just said, went to have a drink together, just to remembering the film we made together. And it was very nice, and warmly meeting. And that was the last time I saw him. So rare, especially in this day and age. He had an absolutely crude, rude, but incredible wit. His sense of humor was so sinister, but so enjoyable, you know. And the guy was absolutely a rewarding experience, because he was keeping your brain alert. And obviously, you didn't want to be one of his targets, so you better be his friend, and you try to outsmart him, because if you ever became one of his targets, I mean, the guy had a wicked sense of humor, and he could turn anybody in an extraordinary target. And this is what I miss of the person. As I told you, I mean, I think the director was beneath the talented man I knew. He was certainly much more gifted and much more talented. That, even though, you know, now he's recognized as a master of a great genre film, I don't think he has ever been that terribly happy and gratified by one of, with the exception of Paperino and Beatrice Cenci. That he thought was a great film. And probably might be wrong, he might have been wrong, because probably it was not his greatest film. But what really was rewarding, spending time with him, was this extraordinary exercise of intelligence, of wit, throughout the entire time. I mean, you know, he was 24 hours a day, always alert and funny. Very often cruel. It was extremely cruel and slightly coward. I miss all that. I miss the defects as well as the qualities, you know. I like the fact that he threw the stone and then he hit the hand, you know. I mean, he did that very often. I told you that the episode in Naples, in the nightclub, I know the fight with Jean-Marc Borel. I told you about what happened on the freeway in Georgia when we were coming back from the shooting. He was, you know, a naughty boy. But I miss the naughty boy more than the great director. That I thought he could have been a great director if he had that. He was also very, very mean, as I told you. He was very tight with his money, and venality in him, I think, has been his worst enemy. He has always chosen the money rather than the good vehicle. So he worked for the money, and honestly, so he said that, I want the money, I need the money. He had an expensive life, he had a beautiful house in Riano, Fiano Romano, somewhere
30 miles from Rome, even less than that, with horses and everything. But he has always chosen the money rather than the career. And that was the difference between him and a great director during his time. Then he didn't know that he was going to become a cult figure, and you know, history has taken care of making justice for them. You know, when a director is appreciated by two intellectuals like you or like Tarantino, and when critics spend so many you know, attributes to laud him, and become such a laudable director, then he has made it as a dead director more than as a living director at this time. He wasn't. He was rather frustrated because he knew that he hadn't given the best of him. That's my personal opinion, but I'm sure that probably Giorgio Merluzzo could confirm that. Not so much the other colleagues, because a cinematographer knew that they were doing good films, you know. But the writers and I was more than a friend than an actor for him, you know. And as a friend, I knew that he was frustrated, because he could have been, you know, one like a great name in the trade. This is in memoriam of the great, the unique, the lonesome, the absurd, the schizo sometimes, Lucio Fulci, great Lucio. Lucio, in a few words, I think this is the wildest cat in this movie business I ever met. And he was sincere. Some other guys, you know, movie directors, so known, very known, they play schizos and difficult, but he really was. And that's why I found him interesting. A very honest, very clean guy in this world of movies, you know, which no one is really very, very honest. And unfortunately, I've done with him only two films. I don't even remember, you know, at my sweet age. What can I remember? But the one I did with him was with my son, Luca, and it was in Atlanta, Georgia, in Savannah. And I met him before on the film, and let me tell you another thing. I mean, Lucio Fulci, don't forget it, in France, he's a name, he's a cult. It was a movie, cinema theater near the Champs-Élysées in Paris, which was called the Napoleon. And they used to give him once a year three or four films dedicated to him. Big lines of people, curious people waiting to see his movies. You know, it was really very fantastic. You know, he worked with Fellini and the other movie directors. You know, he was a good writer too. He really knew how to make cinema. That one indeed was called the Cinema B. Say the poor one, the cheap one. But, you know, you have to look at these films back to see how much, how good they are. Well, personally speaking, he was very nervous, always problems, you know, with life, with woman, with his spirit, his soul, you know, he was really but a fabulous guy. He knew his way of writing a movie, of leading a movie was really something. And what can I say? Too bad he died. Well, we all have to die, of course, but I mean, you know, sometimes we leave nothing behind us, just pieces of shit, you know, but he left something very, very, very good, I must say. And he used to love actors, even though he minimized them, you know, he's not, that's a great actor, that's a great actress, you know, that's a... No, but it was very smart of him, because I used to watch him behind the camera. When he was acting, was the day writing a movie,
how intense and tense looking, you know. Of course, every movie the director wants, I mean, he looks what's going on. But he did it in a particular way, even though he didn't, he was not inclined to, oh, you know, I have this great actor. No, he didn't give a damn. And he was right, because an actor, you know, he's an actor, he's someone who has to know how to play, and this is it, and forget it. You know what I mean? And I remember when my son Luca, very funny thing, was very nice, it was about 4 o'clock in the morning in Savannah. And Luca was walking, there was this guy, I remember, and he was full. That, to put him on my son's face, thousands of worms, you know, the creepy worms and things like this and that. And he was looking at me, and looking at Lucio, and then, what is this? And Lucio, ah, fuck, that's it, shut up. And so, Luca, Luca came to me. Papa said, what happened, Luca? You know, he cursed on my face. Well, good, fantastic. This to tell you how much tact he had, how much diplomacy he had. You know, it was very chuck like this and that. But the quality of the film stays there, you know. And it was, his life is, it was a little bit sloppish, you know, in a way, sloppish, but he had this cleanness, interior cleanness, which made him a very, very different, fantastic movie director. What else can I say? Lucio Fulci era uno strambo amico, un personaggio veramente particolare. Ricordo che una volta gli chiesi di venire a presentare un concerto jazz a Perugia, durante Umbria Jazz, dove venivano a suonare i maggiori jazzisti del mondo. E io avevo una big band con alcuni grossi esecutori italiani, Valdambrini, Piana e diversi altri, no? E chiesi a Fulci di venire a presentare questa big band. Lo spettacolo era a mezzanotte, midnight, ok? A mezzanotte meno 10 il teatro era pieno. Fulci nel frattempo era arrivato nel pomeriggio, ma siccome contava sempre i soldi per arrivare alla lira, disse: sono qua, ma non c'ho la camicia bianca da mettere. E così andai a comprargli una camicia bianca col fiocchetto, la farfalla per l'abito scuro. E poi mise la macchina parcheggiata davanti alla Banca d'Italia, un posto dove era assolutamente vietato. Tanto è vero che il carro attrezzi venne, caricò la macchina e se la portò via. Dopodiché lui non aveva i soldi per pagare la multa e fui costretto a pagarla io. Ma questo è sempre normale nei contatti fra registi e, diciamo, musicisti, una cosa del genere. Il teatro a mezzanotte meno 10 era pieno, completamente proprio pieno, e la gente era un po' impaziente di sentire lo spettacolo, però l'inizio era stabilito per mezzanotte. Allora dissi a Fulci: senti Lucio, vai sul palco e di qualche parola e intrattieni un po' il pubblico. E lui entrò sul palco, prese un sacco di applausi e poi disse: eravate tutti in piazza a sentire il concerto di Franco D'Andrea? E il pubblico in coro: sì, ben vista, disse lui, no? E io che ero lì faccio: beh, guarda che Franco D'Andrea è un mio amico e un jazzista, fra l'altro bravissimo, eh? Dice: non importa, qui dovrò venire subito. E questa fu la sua presentazione. Fui chiamato come valletto. Mi disse: io non c'ho la valletta, dice, perché il produttore, che sarei io, non voleva pagarla. Allora prendo un valletto che sei tu, che sarei stato io. Questo era il discorso di Fulci. Altre volte ebbi
nei film ovviamente ci si vedeva prima per accordi sulle musiche, e una volta li presentai un maestro, non voglio fare il nome adesso, e lui lo chiamava il ciclista perché veniva in bicicletta e fece le musiche, e quando dovevano montare le musiche in moviola Fulci mi ha mandato a chiamare e mi fa: le musiche del ciclista non sono buone, chiamiamo un altro. Ok, dissi, chiamiamo un altro, ma che deve rifare tutte le musiche? Dice: no, il tema va molto bene, però ci vogliono degli altri arrangiamenti. E chiamiamo un altro musicista che fece gli arrangiamenti sui temi però del primo musicista, quello chiamato il ciclista. Durante il missaggio delle musiche Fulci mi fece: ah, senti che roba, le suspense del tuo amico ciclista. E dici: no, guarda che questo è il pezzo del nuovo arrangiatore. Quello che disse non lo posso dire perché sono parolacce, ma comunque questi erano un po' i ricordi. Però con Fulci c'era una grande comunicativa, veramente un personaggio che aveva della grossa personalità decisamente. E quindi con tutti i film che io ho fatto con lui, e sono tanti, ho sempre avuto un buon rapporto e un ottimo ricordo. A me ha sempre colpito perché era un uomo profondamente buono, ed era un essere umano sensibilissimo che sentiva la mancanza di affetto, non del pubblico italiano, ma dell'apparato cinematografico italiano, della produzione, che non gli dava lo spazio che lui meritava. Era molto amareggiato, molto amareggiato. Una volta l'ho incontrato che faceva il rappresentante di Barche a Vela, Fulci, per poter sopravvivere, perché mi fa un po' vergognare di esistere, perché era un uomo che amava la cultura ed era un uomo molto colto, era un uomo che amava il suo mestiere ed era straordinariamente preparato, tecnicamente, culturalmente, preparato nel cinema, dove il cinema per lui era la vita, e non gliel'hanno fatto vivere come avrebbe voluto vivere. E quindi rimane nel mio cuore come un amico, ma più che un amico, un essere umano di grande qualità, come era un regista di grandissima qualità, tecnicamente straordinario. Gli ho visto fare, lui conosceva tutti gli obiettivi, conosceva, sapeva esattamente cosa voleva sul set, e non chiedeva, cioè erano i tecnici a chiedere a lui che obiettivo usava, perché lui sapeva tutto e amava molto quello che faceva, per cui era scontroso quasi con tutti. Con me è sempre stato appassionatamente affettuoso, perché ci intendevamo proprio, era un'amicizia artistica, non siamo mai, forse mai, andati a cena insieme, non abbiamo mai fatto una passeggiata insieme, ma lui veniva a vedermi a teatro, io vedevo come lui lavorava, quando ci siamo trovati sul set mi applaudiva continuamente, ma non per questo gli voglio bene, gli voglio bene perché mi ha insegnato i primi rudimenti del cinema, che per me erano fatti lontani, avendo io fatto, essendomi dedicato moltissimo al teatro, e forse è stato colui il quale mi ha fatto capire la tecnica dell'attore del cinema, che è diversa da quella del teatro.
la tecnica è soprattutto il piacere di inventare all'interno del proprio ruolo tutto quello che si può inventare, essere un attore creativo, mentre si pensa spesso e volentieri che gli attori sono solo degli esecutori sul set, invece la creatività dell'attore l'attore la può esprimere all'interno del ruolo, all'interno della macchina da presa, perché poi la macchina da presa è una cosa che ti lega, perché c'hai i segni per terra, c'hai il microfono da rispettare, c'è la voce da portare, c'è lo sguardo. Per esempio, io dovessi fare una scena di primo piano, dovrei guardare lì, al limite della macchina, e certe volte bisogna piangere guardando, perché là c'è tua figlia o tua moglie o un dolore, invece non c'è assolutamente niente. E allora questo ti chiede una concentrazione interiore, quindi tutto deve partire dall'interno, cioè la tua anima deve venire a galla, non ti fuori. Gassman, una volta andai a trovarlo sul set, mi disse: c'è cosa, guarda che il cinema è difficile, perché bisogna stare sempre in pizzo, sempre attenti, sulla, perché l'occhio recita, e se quello è da pesce lesso, non puoi fare tutti i gesti e le vocalità che vuoi, ma non esce niente, ci devi rimettere ciò che tu sei, ciò che tu hai dentro, tutti i tuoi sentimenti, spogliarti, questo è il discorso. E Fulci mi ha insegnato molto questo, di essere estremamente semplice, ma nello stesso tempo creativo al massimo. Ecco, questo io ne sono molto grato. Ma guarda, Lucio Fulci, che io un ricordo che non cesserà mai, perché ci incontrammo nel 1947, eravamo ragazzini, ad Acitrezza, tra gli attori, piccoli attori non professionisti, nel film La terra trema di Luchino Visconti. Aiuti registi erano uno splendido Francesco Rosi e un bellissimo Franco Zeffirelli. Ci incontrammo lì, io ero scappato da casa ed ero inseguito da mia madre e dai miei parenti. E quindi figurati la nostalgia che ho io di quel periodo e del personaggio. Poi con Lucio ci incontrammo dopo qualche anno. E ci siamo messi a scrivere insieme delle cose per dei documentari e altre sceneggiature abbiamo scritto anche. Quindi poi le strade si sono divise, perché lui ha affrontato un tema che gli era caro e che lo ha portato avanti con una personalità incisiva, per cui indubbiamente nel suo orizzonte cinematografico lui ha dato uno stigma alla cinematografia di quel genere lì. Il mio è un genere diverso, difatti certe volte ne parlavamo e c'era una ammirazione reciproca per via di questa caparbietà nel portare ognuno le proprie idee. Lui portava avanti lottando e soffrendo. Io ogni tanto ci incontravamo, aveva una sofferenza enorme, perché in un certo senso doveva lottare con chi non comprendeva tanto magari quelle che erano le sue esigenze realizzative vere e proprie, insomma, no? È stato un anticipatore un po' anche per alcune trucche cinematografiche, per alcune metamorfosi appunto, no? In seno alla tessitura narrativa. E altrettanto ci sfogavamo quando io gli raccontavo i miei patimenti che avevo con i produttori, ai quali io consegnavo i miei scritti
senza possibilità di modifiche. Io molti film non li ho fatti per non modificarli, e lui anche. Mi ricordo, adesso non mi ricordo, cioè mi ricordo il fatto in un certo senso, ma non mi ricordo certi meccanismi. Penso che lui abbia sempre avuto in mente un film che non è riuscito a realizzare perché voleva realizzarlo addirittura con i propri denari, con i propri fondi, perché non trovava chi, almeno per il 99%, e questa era, ci ridavamo un po' su questa, su questo 99%, deve essere d'accordo con me, diceva. E quindi non lo so se questo lo ha realizzato oppure alla fine poi insomma è stato un sogno nel cassetto. Ma io mi sono trovato nella sua stessa situazione. Lucio è stato un grosso personaggio, molto molto difficile da digerire nel senso di quello che lui voleva fare. Infatti tante volte poi doveva magari cedere per ragioni diciamo contingenti, però un grosso autore e un amico sincero e una persona per bene, un uomo di fantasia e di intelligenza. Yeah, that's for sure. I mean, Lucio Fulci has been very important for the Italia Giannoy movie making because let's say that mostly in the beginning, in the end of the 70s, when he started making the first thrillers and Zombie 2, a kind of sequel of Dario Argento, George Romero, Dawn of the Dead, he made a big hit out of these movies. And so he became extremely influential on the movie making in the field of horror, as he was had been before with the westerns, you know, with the, everything he had done. He had done a lot of movies of every kind, you know. And he's been influential, I can say that personally, because when I made Alien Contamination was made, I made it because of Alien, but my producer made it because of Zombie 2, because he shared his office with the people who had produced Zombie 2. So every morning those guys were selling another million, we are becoming rich. And so my producer said, I want to do a picture of that kind too, you know, I want to be rich too, you know. And that's why he wanted Ian McCulloch as an actor, because he was in the other movie, you know. He was trying to do a kind of second Fulci, using me instead of Fulci, you know, because Fulci was already busy doing other things. So he was influential in this way for myself. Later I met him at the end of the 80s. He was making some picture with Luigi Nannerini. Nannerini has been the executive producer of my Star Crash years before, and now was producing a series of pictures made or presented by Lucio Fulci. And I don't know how Fulci stumbled upon a script I made. It was the script of The Black Cat, and he contacted me through Nannerini, because he wanted to buy that script. He liked the story and wanted to shoot it himself. And I told him, so we met, and I told him, Lucio, it's not possible, because The Black Cat, I've just shot it, you know, for Menachem Golan. And so we had a long talk about that. He said he loved my script, and he was sorry that he couldn't do it. And the last time I met him, it was in the middle of the 90s, when I was working on Dario Argento, the Stendhal Syndrome, and in the same office, Lucio Fulci came quite often, because he was preparing the story for Mask or Wax, the picture which in the end he couldn't direct because he died. It was made by Sergio Stivaletti.
And at that time, Lucio was, how do you say, not a hangry man, but he was not so happy, you know, because he was not good in health. He had problem in working, but he still had a great spirit. He wanted to come back behind the camera, you know. He said, one day we met in the office, there was Dario, I was there, and Dardano Sacchetti, the screen player, was there. And Lucio said, here, look at us, we are the Jurassic Park of the Italian horror movies, you know. And that was the mood he was willing to come back behind the camera. And too bad he didn't make it in the end. My memory on Lucio Fulci, sentimental one, it's I have to dig in my past, which is in the, I think was 1981, and the set was in Savannah, Georgia, and I was engaged as an actor. I had a small, very small role, and during the day I was there. My working time was very. I had to stay with this crew for 3 weeks and working 3 days. So the other time I was very bored to do nothing really. So I asked to the production if I can do another job inside the crew. And at that time I was just my beginning of acting career. And they hired me as a grip assistant. And doing that job, my opportunity to stay very, very close to the camera, and I really discover how was the working camera, and I start to not to understand but to appreciate the working behind the camera, maybe more than acting for the camera. And in that 3 weeks, my contact with Lucio was getting a little bit closer, because he was surprised how calm I was the day after having act, the day after making with the soul, the world, and, you know, hard work. And he was very surprised, and he asking me, what are you doing there? And I said, I giving a hand. And he was very severo with all the actors, basically. And he was a character of person, a little bit nervous and impatient. And everybody has afraid of him, because he has this sort of severe kind of charisma, and all the crew was like sheep, and actors has really afraid of him. And I was amused to be so lucky to have this privilege to stay behind the camera, having not responsibility. And that period I focus as one of my beginning of changing my career. After that film, I start to work as an assistant director or as a job. Oh.
mi corazón. La vez que me has visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he cercado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andará? ¿Quién sabe qué aventura tendrá? ¿Qué lejos está de mí? ¿Cómo ha venido? ¿Bien? A todos los amigos que me vendrán un caro saludo y tanto Guri y Regazzi que están aquí conmigo, que me han venido a entrevistar en esta bellísima ciudad, Roma. Yo me trovo aquí en mi piccolo paradiso, o sea, la cava de Dakar. Siete invitati. Cuando venite a Roma, deme un golpe de teléfono, si lo puedo recibir, con mucho volentieri, tanto de volentieri. Tanto auguro la sua carriera di giornalista, di cercadores, di aventuras. Me tiene molto carino. Lo che fa ricordare tante cose, tanti ricordi, hanno salito fuori. E questa fotografia che mueren qualche volta sin che nadie la vea. Son bellos recuerdos que no lo ve nessuno, los aprecian solamente el Regazzi così, como he conocido adesso, que van a casa de estos actores un poco ya invecchiados, pero que les porta un poco de simpatía, de alegría, de recuerdos bellos. Se ven tantos actores que magari no existen, que son stato amici, y esta sera la habíamos recordado aquí en casa vostra. Gracias, gracias, gracias. Once that I remember before, first of all, is about the pipe, because I am a pipe smoker, so he was a special pipe smoker, and every people know him, not just me, about that, because he was always with his pipe in the mouth, and always with the fire. Schizzava, I don't know how to say it, the fire from here, and he has all his shirts and dress with the holes, small holes. Sometimes someone arrived, attention, attention, so because it was always in combat with the fire of his pipe. This is the first, it's a joke, it's not a joke, it's real. Was always dirt of the fire, no, this. And I think it was our, of Lucio and me, our travels to go to the set in the morning, because we go often with my car, and we talk about philosophy, forgetting cinema. Before arriving on the set, we talk about the art, because he was a man of culture, much more than the people can imagine. Much more was a man of mind, of culture and sensibility for the art. And we talk in this moment for 1 hour, 1 hour and a half, or whatever. By car, we can talk about that, forgetting the cinema at last. And what more? I don't know. Some form. You can put that following before in an interview, because is a looks like a bad thing, but it's not for who knows him. He was very, not nervous. Nervous is nothing. Nervous is not historic for nothing. Every morning
every morning. Invented one thing. Every morning he has to find someone that that has the victim of the movie. And they put one scarf here, one something white, tied here, you know, a scarf, a fazzoletto, tied here, on the left arm. And it means that he has the capro expiatorio, he has the victim of the movie. So everything happened in the movie is a photo of Luigi. You know, he was very happy because he can call Luigi. I mean, Luigi. I say Luigi. So, okay. Everything happened there. If the building around us falling down for other reason, as a photo of, I told you, Luigi, be careful to the building. But that's is a smiling about that because it's not. It was good. Yeah. Going to be a little difficult because I was only 8 years old when I did this Lucio Fulci film, but my fondest memory, it's not a positive one, but it is in a way because he gave me a good, you know, slap in the face after rehearsing a scene. Basically, I was rehearsing a scene and I had to walk through a door, but before walking through the door, I had to look and peek. I had to open the door slightly and peek through and then walk. So it was two different motions, open the door, peek, look, observe, and then walk through. And basically we did three rehearsals and we did it the same way. And before shooting, the door was wide open. So if the door's wide open, basically I can't peek through the door anymore. So I said, cut, on my own. And when he heard me say cut, he just turned violet. His lungs came out. I mean, I saw his veins in his, on his neck. And he just said, you don't say cut, I'm the director. And just gave me a smack in the face. My father was there present also. And he still states today that he did a good job giving me that smack in my face. But, you know, he's probably just joking around. So I remember that. I remember his character, basically. He was very strong. It's like his presence. People feared him in a way on the set. But I guess that's what, you know, a good director sometimes has to be. He was the type of person that, you know, didn't take shit from nobody. And he knew exactly what he wanted on the set. That's one thing I remembered. I mean, even though I was 8 years old, I remembered that people, even makeup artists, you know, when they had to have their time to do whatever they had to do, final touches before, you know, taking the take, they were always, you know, just looking at him like, you know, oh, I guess he wants to shoot, I better hurry up. So his presence was strong, it was like force beneath, you know. He sort of superated everybody, he was on a different type of level. But I guess that's why people remember him, because he had this strong character, and that's what you need sometimes. A lot of directors today also are, they're not, you know, necessarily kind or human-like, but that's what, you know, people have to be like sometimes to get what they want. You know, there's different types of directors, and he was one of those directors, as I remember. I also remember that he was kind to me because, honestly, without being, you know, presumptuous or anything, he did tell me that was really good, that was good, that's the way you do it. He gave me a pat on the back too, you know. He was pretty lucky to have an 8-year-old, because when you're so young and you're just shooting, it's like a game in a way. You don't think that much. You really go by the instinct, you know. It's like playing a game when you're acting and you're so young. So basically that's what he found. He found this little kid, little wise ass in a way. But, you know, he found this little kid being, you know, pretty bright and pretty looking forward to take every take the way he wanted it to be. So that's why he appreciated me. Even though that slap, I'll never forget it in the rest of my life. I think I'm one of the only people that got a big slap, five-finger slap from Lucio Fulci. But in a way, I'm proud that that happened, because now I look back and I'm like,
He gave me a slap in the face. Lucio Fulci. I remember this cheek for the rest of my life. It was this one, by the way. Ma secondo me Lucio Fulci era un personaggio a me personalmente rimasto impresso. Impresso e forse, non forse, sicuramente, gli volevo anche bene. Perché malgrado i problemi che lui ha avuto dopo la morte della moglie, con i figli, e malgrado la gente, perché diciamo nel cinema ci sono tante dicerie, che era un trucido, che era effettivamente dovuto al sistema, diciamo, della famiglia, che non era una famiglia unita. Dopo la morte della moglie lui ha avuto questi problemi, però io torno a ripetere, per me Lucio Fulci è stata, lo amo ancora, io ho dei ricordi bellissimi di Lucio, perché era un regista che sapeva quello che voleva, riusciva a fare dei film uno dietro l'altro, perché se noi andiamo a vedere Fulci ha fatto tanti film, e per me è rimasto un personaggio che ricorderò fino a che campo, fino alla mia morte, che in questo non è paragonabile a tanti registi oggi, perché oggi è diverso, i registi di oggi non hanno il tempo, non ci sono tante possibilità, il commercio è diventato una cosa del cinema italiano o televisivo, è una cosa che bisogna risparmiare i soldi e bisogna fare i film in minor tempo possibile, però sono pochi, oggi come oggi, i registi che hanno quella personalità o crudele o cattiva o come dice tanta gente, come Lucio Fulci. Per me Lucio Fulci, torno a ripetere, è stato un personaggio che nel cinema italiano è stato importantissimo, con i suoi film che ha fatto, che oggi riscontriamo dopo tanti anni, che qui in Italia nessuno ricorda Lucio Fulci, oppure non andiamo a vedere un film di Lucio Fulci, mentre ecco, come oggi ringrazio a voi di queste cose, che vengo a sapere che in America questi film di Lucio Fulci hanno una storia, hanno, diciamo, diciamo, commercialmente e da parte del pubblico tutte queste cose che assolutamente tutto questo pubblico che hanno, che in Italia non ricordano Lucio Fulci. Invece Lucio Fulci è più amato in America che dopo morto che quando era vivo, e in Italia ci siamo dimenticati di Lucio Fulci. Io oggi ho riconosciuto effettivamente, tramite queste interviste e queste cose che ho avuto con voi, che per me mi è ritornato alla mente Lucio Fulci, e mi sono ritornate alla mente tante cose di Lucio Fulci, e torno a ripetere, io effettivamente gli ho voluto anche un po' di bene. Racconto la storia di Cane Morto di Lucio Fulci. Allora, girato l'inizio del film di Alice che ruppe lo specchio, dopo molte sofferenze, perché era un ruolo sofferto, ma no, dopo le piccole cose che non mi piaceva fare, forse un cane disturba, che non mi piaceva fare, finalmente arriviamo a questo ruolo. Zitta! E
io non avendo mai studiato inglese, mai parlato inglese, ero in effetti, riconosco, in difficoltà. Imparavo a memoria il testo, ma ero molto in difficoltà perché un po' emozionata come ero, perché insomma era un lavoro che tenevo a far bene, mi dimenticavo a metà le battute e quindi mi bloccavo. Allora c'era il collega americano che suggeriva, era molto gentile, quindi lo sapeva lui quello che doveva dire io, e mi diceva così come, e niente da fare, era proprio, veniva male, la giornata era proprio sbagliata. E Lucio Fulci davanti a tutti, cosa che mi mortificò moltissimo, mi dice: non sei più tu, Usola, sei, sembri un cane morto. E ha interrotto per un po' il lavoro e io ero, mi sarei messa a piangere, ma non l'ho fatto, ma avrei pianto veramente, era terribile. Allora abbiamo finito in qualche modo la giornata perché insomma ha girato altre cose, io poi con difficoltà a pezzettini ho detto questo testo qua. La sera mi sono messa a studiare, non dormendo praticamente per niente, e ho studiato benissimo la parte per l'indomani, dove era anzi anche importante scena di chiusura, dove io uccido questo assassino innamorato di me, o quasi, insomma, adesso a piacere dello spettatore di guardare il film, e l'ho fatta veramente molto bene. Memoria bene, pronuncia bene, tutto bene. Allora alla fine, quando il regista ha detto stop, tutti a casa, perfetta, benissimo, è venuto vicino a me, mi ha preso così la faccia, mi ha dato un bacetto qua, ha detto: sei stata bravissima, ti riconosco così come sei tu, come mi ricordavo che eri. E io ho detto: no, 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 non va bene così, tu adesso, non, niente stop, chiama tutti come hai fatto ieri, ma hai detto cane morto davanti a tutti? Adesso mi devi dire bravissima davanti a tutti, perché non c'è giustizia. Dice: ma brutte, vabbè, c'hai ragione, facciamo così, aspettate, dobbiamo... Allora tutti sono tornati sul set, erano lì a due passi, e ha detto: volevo dire davanti a tutti, perché la Carogna qui ha chiesto, proprio su richiesta di Isora, è stata bravissima, è stato un piccolo applauso della troupe. E io lì ho cominciato a studiare un po' inglese, perché non volevo rischiare mai più di fare una di quelle figure così. E questa è la storia d'amore tra me e Lucio Fulci. C'était pas quelqu'un de sentimental, hein, déjà. Déjà, c'était, comme je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, extrêmement cultivé, méchant, avec beaucoup d'esprit, beaucoup d'esprit. Il était très drôle, mais c'était tout sauf un homme sentimental. Je crois qu'il a eu, une vie malheureuse. Je crois qu'il a, il a pas une vie heureuse, Lucho. Il a eu des problèmes avec sa femme, avec ses filles. Je crois que c'est quelqu'un qui a eu... qui a toujours eu des problèmes avec, avec les femmes qu'il avait, lui. Toujours, toujours. On a tous des problèmes avec les femmes, bon, ben ça c'est évident. Mais Lucho était quelqu'un qui était... qui n'a jamais été heureux, si tu veux. Je crois qu'il n'a jamais été heureux avec les femmes qu'il avait, jamais. La dernière femme qu'il avait, qui était une femme allemande, je crois que ça a été difficile, très très difficile. La première était une femme très sympathique. Nous, on l'a bien connue, la première, elle était très... On était en Amérique avec elle. On a voyagé, il y avait une anecdote extraordinaire, parce que on est parti donc pour San Francisco pour faire le film. On s'est arrêté à New York, on a changé d'avion à New York. Et au moment où on est parti de Rome... de Fiumicino à Rome, elle est venue voir ma femme et elle a donné à ma femme une espèce de petite enveloppe minuscule où il y avait à l'intérieur les cendres d'une sainte. Parce qu'elle avait tellement peur de l'avion. Et ma femme avait tellement peur de l'avion aussi
qu'elles se sont dit, il faut absolument prendre ces choses-là. Il a donné ça à ma femme, et moi j'ai toujours gardé ça, cette espèce de petite chose, parce que c'était quand même une idée incroyable. Et Lucho et elle avaient des rapports très 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 difficiles, très très... Des rapports de combat, de bataille, tout le temps, tout le temps. Et cette femme était exquise, enfin tout à fait adorable. Moi, c'est de lui, donc de Fulci, ce que je me rappelle, c'est ça, c'est cette l'humour qu'il avait. Il était très drôle, il y avait beaucoup d'humour. Il était, comme je t'ai déjà dit à plusieurs fois, un grand professionnel. Il regardait les choses avec un espèce de grand recul, enfin sans participer. Il fallait que les choses soient faites, il fallait que les scènes soient faites, soient tournées. Il était prêt à tout, il doit faire ce qu'il fallait pour que le film se fasse. Mais tu n'avais jamais l'impression, si tu veux, qu'il était amoureux de ce qu'il faisait. Voilà. C'est à peu près tout ce que je peux dire de lui. Voilà. Allora, ricordo di aver visto un film di Lucio Fulci molto tempo prima di averlo poi incontrato personalmente, perché mi riferisco a Beatrice Cenci, non mi ricordo il titolo preciso, credo La storia di Beatrice Cenci oppure Beatrice Cenci, e mi aveva colpito molto la profondità con cui Fulci aveva sviluppato il tema umano, no? Anche drammatica, no? Del padre nel rapporto alla relazione, prima con i figli che sono andati a morire nella guerra di Spagna e poi con questa figlia che alla fine dichiara di essere stata violentata dal padre, proprio per questo invece poi alla fine viene uccisa. E allora ero rimasto colpito comunque dall'atrocità, ma al tempo stesso dalla profondità con cui Lucio aveva trattato questo tema storico, e ho intuito che al di là della bellezza delle immagini e della bravura tecnica che Lucio Fulci ha sempre dimostrato nel suo lavoro, ci fosse qualcosa di estremamente profondo, quasi a livello di rivisitazione personale, di drammi che in qualche modo lui ha vissuto sulla pelle e che riusciva a trasmettere in pellicola con una potenza, un'irruzione al di là del discorso cinematografico vero e proprio. Poi quando l'ho conosciuto, nella sua apparente cattiveria, perché molti lo ritenevano una persona cattiva, cinica, qualche volta sadica e comunque aggressiva, io invece ho notato che dietro tutto questo c'era qualcosa dilaniato nel suo animo, e che lui in fondo riusciva ad esorcizzare solo attraverso certi atteggiamenti un senso di profonda inquietudine, di profondo dolore che si è sempre trascinato dietro per tutta la vita, in tutta una serie di problemi personali che sono stati gravissimi, dalla morte di una delle mogli alla confusione, alla difficoltà che hanno avuto poi le sue figlie nell'affrontare l'adolescenza, i primi anni di vita. E per lui tutto questo è stata fonte anche di autoironia, perché mi ricordo proprio delle frasi scioccanti qualche volta nei confronti anche della figlia che stava lì a lavorare con lui, però non l'ho mai visto questo come un atteggiamento di cattiveria fine a se stessa, ma forse l'unico modo dal suo punto di vista per esorcizzare determinati problemi. E allora, siccome poi sono padre anch'io, mi sono sentito vicino a certi suoi modi, a certi suoi modi di essere, e ho capito che poi di fondo era una persona estremamente, estremamente buona e anche vulnerabile, molto sensibile, altrimenti non avrebbe fatto le cose che ha fatto. Oh.
course, I have lots of memories of Lucio, not all fond, but if I had to choose one, I would say it was a mannerism that he had, because I've been thinking about it today, and he had this way of approving what you did. Where's my dog? Come here, Lola, darling. Do you want to be in this movie? Yes, come here, come here. You can talk about Lucio too, can't you? Yes. Yes, you didn't meet Lucio, did you? What a shame. So, as I was trying to say earlier, before my dog interrupted us, it was a mannerism that Lucio had. He, as I said, I think, when we were talking before, wasn't terribly demonstrative when it came to emotional issues, and I don't remember him ever telling me that anything was particularly good that I did, but he had this mannerism of just looking frightfully serious and shaking his head rather madly like this, and then smoking his pipe, and that meant that what you'd just done was pretty okay, in fact. And of course the pipe, that was very much part of the calmer side of Lucio, so that is a fond memory. And I have another memory that is triggered by a photograph that I have to this day, and it's of, I'm sure perhaps a lot of people know this photograph, it's a picture of Lucio sitting with his arms firmly folded in front of him on a chair in the middle of the Pontchartrain bridge. And it's a very symbolic photo in more ways than one. It's a rather isolated man, and this bridge is a kind of link between this world and the other world, or his world and our world, whatever you like to interpret it as, and it's very much somebody on the road, his destiny, and who is definitely defying it through the position that he has adopted, and that is very Lucio, I think, a man that defied a lot of things. Those are the two things, anyway, that spring to mind. Probably some rather more dramatic memories as well, but since we're talking about fond ones, I think I'll just stick with that. Ma guarda, io Lucio Fulci non l'ho mai conosciuto, perché era amico di mio padre, perché facevano anche da giovani, facevano il cinema insieme. Cioè, lui, penso che mio padre era direttore della fotografia e lui fosse l'aiuto regista di Steno. Io quindi da bambino mi ricordo Lucio Fulci come un uomo molto grande, grosso, con i capelli corti, che aveva, mi sembra, un MG, una macchina, sai, l'MG, quelle macchine che a me, guardavo più anche la macchina, perché sapevo che questo signore lavorava con mio padre. Poi, quando so che Lucio Fulci ha fatto tanti film, no? Viene da tanti generi, aveva fatto tanti film, da quello che so da altri, era quando era giovane, pensavano che facesse una grandissima carriera, non come regista horror, ma per quanto riguarda i suoi film horror, diciamo che io ero abbastanza, non ho mai avuto contatti diretti. Mi ricordo che lui ha cominciato a fare l'horror che io cominciavo a interessarmi al cinema. Mi ricordo che era il film che si chiamava Zombie 2, se non sbaglio, che lo scrisse Dardano Sacchetti, no? Che era mio amico, lo andai a vedere insieme a Dardano, e mi ricordo che trovai un film fatto molto bene, che aveva delle grosse emozioni, anche grosse idee, come erano realizzate e tutto. Io penso che Fulci, da quello che mi ricordo dei suoi film, si è trovato a fare il genere horror non per passione e amore, ma ci si è trovato. E però devo dire che ha avuto una grossa interpretazione, perché se da un certo punto di vista
ha un pochino realizzato quello che era l'approccio tra la morte, il sangue, il cinema, che è un po' è una cosa molto italiana questa, come l'ha realizzata, e penso che ha avuto sicuramente dei grossi meriti. Non a caso i suoi film sono andati molto bene in Italia, ma soprattutto all'estero, perché erano riconoscibili, è un autore per quello che ha fatto, insomma. Okay. Ecco, diciamo che da Fulci allo splatter è un passaggio che c'è stato per arrivare allo splatter, però il pregio proprio di Fulci era che i suoi film facevano paura e sembrava sempre tutto vero, non c'era né forse né l'ironia né però neanche il troppo, è quello che ha caratterizzato la sua opera, e per quello penso che sia uno che ha una grossa fetta nel cinema horror italiano degli anni 70-80. Penso che il cinema debba a Fulci molte cose, forse più di quello che ha ricevuto in vita. Lucio, mi ricordo la pipa, i suoi aneddoti, aveva degli aneddoti sul cinema italiano, sulle persone molto interessanti, e poi la tenerezza, perché negli ultimi anni lui chiedeva, non dico protezione, però essendo stato rifiutato dal cinema ufficiale, e il fatto che gli amici si ricordassero di lui, lo andassero a trovare, in qualche modo lo confortava e gli dava sollievo rispetto ad essere stato proprio estraniato dal cinema ufficiale. Gli ultimi anni di lui sono stati terribili, la storia di Zombie 3 è una storia drammatica per lui, che lo hanno usato, gli hanno rubato il progetto, lo hanno sostituito alla regia, hanno usato il suo nome per cercare di vendere all'estero, si è fatto coinvolgere in strane operazioni di film fatti in un certo modo. Lui ha tentato poi con questo, c'era un gatto nel cervello, mentre in Italia era stato totalmente. Questo lo rendeva più fragile, cioè rispetto al Fulci aggressivo, autoritario, che è sempre stato uno molto aggressivo e autoritario, cioè uno che credeva nel ruolo del regista che tiene la Fulci in comando. Ed era molto tenero, aveva riscoperto l'affetto per le figlie, lui sembrava che trascurasse i figli, invece ha scoperto la sorella per le figlie. È un personaggio molto colto, molto raffinato, perché aveva molti interessi, aveva una sorta cultura classica. Per me, per esempio, era un rapporto di grande rispetto e apprezzava molto il contributo che potevano dare anche era un grande seduttore, era negli ultimi anni non lo era più, questo perché ormai la malattia era un po'. Aveva grossi problemi fisici, perché lui cercava di nasconderli, perché poi sai, questo è un mestiere in cui se tu stai male non si vuole più lavorare, però aveva il diabete che lo massacrava, però devo dirti che per certi versi mi manca molto più lui che Mario Bava, perché Mario era apparentemente più amichevole, non molto più, non ti concedeva nulla e non voleva assolutamente che tu ti prendessi qualche cosa, mentre Lucio poi era uno che alla fine non aspettava altro che di stringere un rapporto con te vero, umano, sentito, cioè era uno che anche quando discuteva del sangue di una scena, cioè in qualche modo ci metteva amore, perché amava il suo lavoro e lo faceva con grande passione, sì. Okay. Lucio Fulci era un personaggio straordinario,
Adesso vi dico una cosa che forse voi non sapete e che forse sanno in pochi. Lucio Fulci era uno dei più grandi esperti di Proust e della Recherche du Temps Perdu che ci fosse a Roma. A casa di Steno, cioè di Stefano Vanzina, di cui lui era aiuto, si facevano addirittura delle serate proustiane. Cioè, questo per dire che Lucio Fulci era un uomo di grande cultura. Era un uomo un po' trascurato forse, non ha mai valorizzato molto se stesso e invece era un uomo che aveva delle qualità straordinarie, sia da un punto di vista umano che da un punto di vista professionale. Alcuni dei suoi film sicuramente fanno parte della storia del cinema italiano e in particolare del cinema thriller. So per esempio che uno dei suoi film più famosi, mi pare che si chiamasse Non si sevizia un paperino, è portato come uno degli esempi più straordinari di film a cavallo tra il thriller e l'orrore. Ma forse dove l'ingegno suo è brillato di più è proprio forse nel cinema dell'orrore. Lui e Antonio Margheriti erano due aspetti di questo tipo di cinema abbastanza importante. Il ricordo che ne ho io? Io ne ho un ricordo bellissimo. Non ci frequentavamo nel senso che c'era anche un distacco di età, cioè lui era più anziano di me almeno di 10 anni. Lui frequentava un genere sia di produttori che di colleghi che non erano lo stesso che frequentavo io. Però ogni volta che ci incontravamo ci scambiavamo delle idee e ricordo che lui con me fu molto carino. Quando io cominciavo, un giorno lui mi incontrò e mi disse: guarda che ti seguo, stai facendo bene, bravo. E io di questa cosa non me ne scordo, per me è stato un ricordo bellissimo. Quando seppi della sua morte la cosa mi rattristò moltissimo, perché era un uomo che veramente aveva sofferto molto. Aveva sofferto sia sul piano personale che sul piano professionale. Non gli era stato mai riconosciuto il suo talento, la sua capacità di trarre da piccole storie e da pochissimi mezzi dei risultati a volte eccezionali, cosa per esempio che io non sarei stato capace di fare. E in me la ragione per cui lo ammiravo molto era questo: la capacità che aveva di ottenere il massimo con il minimo. Well, tell us something about Lucio Fulci. Lucio Fulci is a close friend of mine, and I remember him as a writer in my father's movie. He wrote at least 2 or 3 movies of my father. And then, I am enjoying the thing that when I'm talking about Lucio, I'm so glad that I gave to him the second chance in his life. I mean, when the producer offered me Zombie 2 and was behind me for months and said, you must do it this. Yes, but I don't like horror. I don't like zombie. I can't shoot zombies because I'm afraid about the worm and the... Yeah. So I can't do it. The only thing to... As to Lucio Fulci, he's a long time, it doesn't work. He's waiting for a project. Tell him and ask him. And he did Zombie 2, and after that he became a big explosion of as a director. He was in everywhere in the world. He was very known in the second part of his career. And I'm glad and I'm proud to give to him this possibility. Lucio, and another particular thing that was known about that is that it was not very, as I say, clean. I mean, it didn't like too much the bath, you know. And when he was smoking the pipe, all the
like this, and the when smoking cigarettes, the ash on his body. I mean, he liked that. I don't know. It's a form type of life, and his name in Italian. All director had a nickname. His nickname was Lucio Pulci. So you need a translation. Somebody speaks Italian. Lucio Fulci, Lucio Pulci. You will know why there is the joke. And in a movie of him, the crew made a bet on his socks. I mean, just to bet. I think he will change the socks in 1 week. No, 2 weeks, 3 weeks. Nobody won. Quando al di fuori del set, quando sono andato a Bracciano a trovarlo, sempre aveva questo piede e questa sua malattia che era il diabete, insomma, ma era abbastanza attivo, sempre immerso nei suoi libri, nelle sue penne a scrivere e andare. E mi ricordo si stava dando da fare per questo film, per La maschera di cera, che l'avrebbe poi prodotto Dario Argento, ma non ce l'ha fatta. E lui era molto un po' in collera, diciamo, un po' in collera con Dario, perché non si erano messi d'accordo, però ritardava il film e lui era impaziente, si sentiva molto carico, e questa carica gli dava spirito di ricominciare dopo un po' di tempo, di ricominciare avere la possibilità di ricominciare un film di serie A, anche perché poi tutti volevano Fulci. Dopo i suoi ultimi film, appunto Paura nella città dei morti viventi, hanno cominciato a fare dei prodotti un po' più bassi, il mercato non rispondeva più, però Fulci faceva sempre comodo, e lui l'ha capita questa cosa, si è fermato nell'attesa di fare una certa qualità, che ritornasse un orrore di una certa qualità, e stava ritornando proprio con Dario Argento, con La maschera di cera, un remake dove sarebbe stato, con la sua regia, sarebbe stata veramente una buona riuscita, non che non lo sia stata, però con la regia di Fulci, una presentazione di Dario Argento che era stata sempre quella, sai, delle forze dell'orrore italiane si univano, e quindi poteva venire fuori una bella cosa, ma il destino non l'ha voluto. Lucio Fulci, he was a very professional and very sure director, a man with a great culture, and he liked his own actors, and he protected us from the interference of the ambience. He was a master, a great teacher to create atmosphere around an actor. And
He was a very a man that liked also the life, to the good meal. He liked a lot. He was a very he known very well a lot of dish. He was speaking sometimes about foods. Was expert of foods, of good foods, good wine, and a good pictures, painters, of music, with an aspect of a bohemian. He was a little bit snob in come si dice, about his dress, or his, he didn't care a lot. A real artist. So is my remembering of him. And I remember also the sentiment of affection of that he expressed in comfort of myself. He was very rude sometime, but full of authentic sentiments and passion. Allora, io ricordo molto bene Lucio Fulci, prima di tutto perché con piacere, perché lui in genere era uno che parlava male dei colleghi, in genere parlava male, cioè sempre con simpatia, con la sua grande simpatia, però alcune volte ne parlava male. E invece io sentivo dalla gente che di me aveva sempre parole molto buone, diceva che io ero un vero professionista, e poi mi aveva conosciuto quando io facevo l'aiuto di Corbucci, che era un suo amico, e parlava sempre molto bene, ogni volta che mi incontrava era affettuoso. E l'ultima volta l'ho visto, stavo girando nel suo palazzo, in sua casa, stavo girando il serial del I ragazzi del muretto, e lui mi ha incontrato sotto, è venuto da me, e ci siamo abbracciati, è l'ultima volta che l'ho visto. Però di lui, a parte che mi piace come, perché è uno come me che ha fatto tutto, cioè non ha fatto solo i film del terrore o i thriller, ha fatto tutto, dal film comico come ho fatto io. Lui ha scritto i film di Alberto Sordi, In American a Roma, e poi ha fatto i film in costume, e poi ha fatto i film thriller. Era uno veramente il regista che un tempo non aveva un'etichetta, fa solo quei film lì. No, lui faceva tutto, perché era un professionista, aveva la testa aperta. Era quello che a me piace del regista è quando tu sei veramente aperto a tutto, cioè puoi fare un film sensibile che tocca il cuore della gente, a un film violento, perché questa è la vita è questa, tu esci di casa e trovi la violenza, poi vai invece in chiesa e trovi la pace, poi vai in un ospizio e ti affezioni al vecchietto. Cioè la vita è questa, non è che uno deve avere l'etichetta faccio solo i film violenti, no, è tutto questo. È questo che mi piace di Lucio, e questo penso di aver tratto come esempio, perché anch'io faccio tutto, anche lui faceva i commercial come ho fatto io. E niente, un salutone a Lucio, perché so che si troverà bene anche lassù. I have very fond memories of Lucio Fulci, and one in particular.
I was in Savannah, Georgia, shooting my film with him, and I was always off on weekends to go to New York and visit my friends. So what I did once was I left without saying anything to the production. I arrived at 7 o'clock in the morning in Savannah. I was 20 at the time. And arrived on set with 15 minutes of delay. Now, I am never late, but everybody was completely out of their minds because nobody knew where I was. So I was screamed at by 15 different people. I was at makeup and half asleep, of course. And 15 different people arrived, from the producer to the line producer to the makeup artist to the screaming hairdresser to anybody. I mean, just saying, how dare you leave set without telling us? I said, well, I had 2 days of vacation. I'm 15 minutes late. I'm on set. What's the problem? And Lucho arrives with his sheepish air. And he comes up to me and I go, oh my God, you know, what's he gonna say? What's he gonna say? And he looks at me, pats me on the shoulder, and he says, hurry up, okay? Are you happy? And I said, yeah. Good, good. And I never forgot his smile and his sweetness and the fact that he was just, he's not making me feel guilty, you know? He was just not being awful about the fact that I had decided to take off for 2 days and I was 15 minutes late. So that's my fond memory of a very, very sweet man who didn't care about his looks, didn't mind about how he was dressed, didn't worry about formality, but did care about people and the way they felt, and he was real. So I do remember him with a lot of love. Bye, Lucho. Lucio Fulci non lo conoscevo prima di... lo conoscevo come regista, ma non l'avevo mai visto di persona né conosciuto prima di fare appunto il primo film La dolce casa degli orrori e poi Demonio. Sapevo che era un grande regista di questo genere, di genere. E niente, ricordo che ho di quest'uomo, di un uomo... si sentiva sofferente, malato già abbastanza, un uomo anche abbastanza solo, molto burbero, molto cupo, soprattutto quando lavorava. Però penso che fosse anche un modo per coprire tutto questo disagio che aveva, o questa, anche questa sofferenza, questa, forse era un uomo alla fine abbastanza solo, un po'... forse un po' abbandonato sia sul lato umano che professionale, anche come regista non lavorava più tanto. Forse anche il fatto di sentirsi poco amato nella sua nazione, perché non era molto più amato all'estero che qui in Italia. Mi faceva, devo dire francamente, poi ripensandoci, tenerezza più che... anche se il nostro rapporto, come ho detto prima, era nato abbastanza in modo contrastato, ma poi ho capito dopo che era un modo normale, che era un suo modo di fare. Poi in realtà era una persona simpatica, però ecco, se devo dire il ricordo che mi è rimasto di Lucio Fulci è di una persona sola. Sola e è un po' triste. Questo. E questo un po' mi dispiace, perché non... perché... probabilmente non se lo meritava, non lo so, io poi dopo questi due film non l'ho mai più rivisto, non ci siamo mai più rincontrati, io non so se ha fatto altri film dopo questi film qua.
I met Lucio when I was very young. I was, I think, 17 or 18 years old, something like that. I don't remember exactly. And it was so strange because I have done with them my first, but really my first scene and the first line of my life. The very beginning was with Lucio. And it was so strange because everybody told me that Lucio was with a very special character, you know, very hard with the people, but with him, I don't know, he was so kind and so gentle, and he helped me for everything, probably because he knew that it was the first time for me. But I don't know, I find him a very nice person. And also I start to do this job probably because of him, probably because when I was working with him, he gave me so much security, and he told me that I was very good and that I had to work on that because I was better than a million of persons that he met before. And so I, for a young person, for a young girl, beginning at the first day on the set, to find a director like Lucio, well known in Italy and all over Europe, that gives you this advice, it was a nice beginning. Mi sarebbe piaciuto, come si dice, I would have liked to meet again before, but after. But our lives were in different way. And so, that's it. Allora, diciamo che la cosa più divertente di Lucio, affettuosa e divertente, diciamo, noi abitiamo sempre qui a Palocco, ma non in questa casa, ma in un'altra, sempre in queste vie che è difficile trovare. E Lucio è riuscito a farsi accompagnare da un autobus a casa nostra, perciò io lo trovo affettuoso e divertente, perché era una persona veramente particolare. Perché noi ci eravamo dimenticati, la verità è questa, no? Gli avevamo detto ci vediamo a cena, sì, sabato. Ma, no? Sì, ma lui era venuto in ritardo, insomma c'era poi stata una cosa, un contrattempo, se lui via. Si è ricordato o no? Allora noi abbiamo cenato, questa è la cosa divertente. Sì. Noi abbiamo cenato e poi stavamo vedendo la televisione, a un certo punto sentiamo. Erano le 9:30, 10:30. Era Lucio che era arrivato in ritardo e con la sua macchina, non trovando casa nostra, aveva dietro un auto. Aveva fermato l'autobus e l'autobus gli era andato avanti, l'autobus lui dietro con la macchina. In una stradina strettissima noi abitavamo. Ha cambiato strada per venire a casa nostra. E poi siamo stati benissimo, lui è venuto col suo piccolo cane. Insomma, diciamo, una persona particolare, molto particolare. La cosa particolare di sì. Lucio è questo, era un personaggio con una grossa sensibilità dentro, con delle sofferenze sue, sì, esistenziali, sì, di vita, ma anche di famiglia, che però riusciva sempre ad andare avanti con la sua visione della vita giusta, pratica, certo. Però ne soffriva perché era estremamente sensibile, diciamo, anche perché aveva un grande amore per il cinema, Lui adorava il cinema. Adorava il cinema proprio. Adorava il mondo forse quando era fantastico, per questo si rifugiava nelle fantasie, perché magari il mondo pratico in alcuni momenti non è stato carino con lui, ecco. Ma diciamo era un artista considerato di serie C, mentre in realtà era un artista di, sì, serie A. Sì, di serie A, sicuramente. Questa è Lucio. Thank you.
Lucio Fulci è una carissima persona, è molto bravo, molto, un regista molto simpatico. Quando noi abbiamo avuto un primo incontro, perché lui piaceva molto la musica, forse nessuno sa che Lucio Fulci scriveva i testi delle canzoni, ha avuto una canzone di grande successo che ha iniziato la carriera Celentano, un cantante italiano che si chiama Celentano, e Lucio Fulci ha scritto le parole per questa canzone. Allora è stato sempre un regista che ha amato molto la musica. Io ho un carissimo ricordo di questo personaggio, perché ho fatto tre film con lui, tre film che molto forse thrilling, erotic, aveva un po' tutto, perché lui era una persona molto, molto semplice, molto simpatica, era molto anche ironico. Come regista era molto bravo, amava il cinema, amava tutto quello che era la musica, e io come musicista ho avuto sempre piena libertà di scrivere qualsiasi cosa musicale, perché lui era un regista che apprezzava, che capiva e che piaceva molto la musica. Io sono felice di parlare di Lucio Fulci, perché ho un ricordo molto caro, e ho molto piacere che ci sia una troupe cinematografica che ricordi questo regista, che in Italia è stato un po' dimenticato. Anzi, vi ringrazio molto di questa occasione che mi avete dato per parlare di un caro amico e di un regista veramente bravo.
So, what are my memories of Lucio Fulci? You are eating apples? Yeah. Mm-hmm. He was eating onions like we are eating apples. Just on set? Everywhere, for breakfast, for dinner, or during the day, you know, you have a little, you are hungry a little bit, take an onion, it's good for you. No, that's true. It could be very afraiding yourself, you know, screaming, and right after, hey, cool, everything is fine, you know. And he was a master. He knew what he wanted, and the way to get it, and people, actors and technicians, feed him, so they follow. He was an artist, an artigiano artist, you know. He was doing a lot of things by himself, and he had a lot of fun. He was like a kid, you know, when he was working. He was very excited. Adrian! With his fingernail very long and very disgusting, you know, very very dark but it was a little genius. Yeah. You know, sometimes these people, you anything they do, you follow. Yeah, this kind of guy. Mémoire de Lucio, et il y en a beaucoup. Ça sera très difficile de vous le dire en deux paroles. Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Parce que sur le travail, il était terrible si on ne le connaissait pas. Après, quand on l'a connu et qu'on a voulu le connaître, parce que si quelqu'un ne voulait pas le connaître, il restait toujours sur les premières impressions. Si quelqu'un comme moi qui l'a voulu connaître, l'autre face de Lucio Fulci, il trouvait certainement une personne très humaine, très gentille, une personne qui a souffert beaucoup dans la vie. Et d'ailleurs, on peut même le voir dans les certains films parce qu'il a eu beaucoup de drames dans sa vie et on le sentait un petit peu, surtout dans le Venalice Rupe lo Specchio. Je crois que c'est le film plus misogyne qu'il a pu faire Lucio Fulci, et je pense qu'il a fait aussi dans un certain genre pour se libérer un petit peu de pas haine. Il haïssait pas les femmes, au contraire, il les aimait, mais certainement peut-être il en avait quelque part peur, et de cette peur de pas souffrir, il a fait une barrière. Et quand je l'ai connu très bien, j'avais compris tout ça de Lucio. Et c'était une personne extrêmement gentille et humaine. Et je suis heureuse et honorée d'avoir pu arriver jusqu'à ce point-là et savoir comment il était en dehors de travail. Et c'est ça que je vais garder comme souvenir de Lucio Fulci. Zombie, there was a day then we needed a lot of wind near a church to see the palm moving somewhere. So I remember there was a huge helica
I don't know how you tell it in English. A huge storm with a big motor here, and people was throwing in front of the storm some sand, terra, something like that. And just in front, there was Fulci sitting like that, you understand, and directing all the operation. And we stayed there 5-6 hours, you understand? So at the end, at a certain point, half of the face of the body of Fulci was full of how you call it? Sand, ground and something, and half was right. And he was with the pipe like that, and he didn't care at all about the situation, something. He was this kind of person, yeah, was completely black and white with this pipe and shouting and boom, boom, boom. And he knew that he was fun in this situation. But this, I remember for things like that, Fulci. Vicious humor and came up with these really wicked things that he would say about somebody. I was always very touched when I could see him totally out of his element, as it were. And I, as I say, always remember this scene that I had to do in Dracula in Brianza, when for the first day I arrived and I was totally naked, surrounded by a bevy of beautiful naked girls, and he walked in at 7 o'clock in the morning, as we all did, and was at a total loss as to what he should do or where he should put the camera or what else. And you would think, or you would always think, that he had everything so totally under control, and it's not the case. He actually was a really very vulnerable, interesting man. Of course, his own private life, I think, was not a happy one particularly. He had a lot of serious disasters that he had to deal with. But I think that maybe he was shortened in the amount of work that he did, partly because of his personality, which was sometimes difficult. A lot of people didn't understand or took too seriously. But he was an interesting man, and in many ways was very good for me. I had some of my most successful movies with him, and I remember him very fondly. Set with us in Atlanta. So there we are, getting together in the garage, and we're going to do that scene, which takes me in later on into the office with Janet and telling her to stay calm, that nothing's going to happen in the series. And Lucho's all looking around, placing the things together for the set, being very grumpy, as he usually was, not with me, but with his. And it's a cigar, and he says, okay, are we all set? No, something's missing. And there was something missing, and they had to go and get it. He turned all kinds of colors, because he says, what is this? I said everything was to be set to start right on time, because he was very, very serious with that. But I never saw him get so angry. Because he could get angry once in a while with actors, never with me. We had an understanding all the time. I thought he was adorable, because when he got angry, we had everybody running around. It was like the thing with the rice and with the what did you call it? What were the animals? Maggots. The maggots that came against us.
Ah, we were very nervous about that scene, me and Janet, but I was telling her to stay calm, as I did in the film. I owe a lot to Lucho. I love him. I love him. I love you, Lucho. Allora, io direi il ricordo di un amico vero che, come tutti gli amici veri, può avere grossi difetti, ma proprio perché è un amico apprezzi anche per i difetti che ha. I pregi sono normali, nel senso, altrimenti se una persona non avesse pregi non potrebbe essere un amico. I difetti diventano piano piano nella vita, nella conoscenza, nell'approfondimento, diventano delle caratteristiche senza le quali l'amico non potrebbe essere lui. E quindi direi, questo è un ricordo tenero, un ricordo anche triste perché lui non c'è più, ma è forse la cosa più bella, il più bel difetto che gli invidio, perché io non ce l'ho, è l'essere dissacrante. Era la sua caratteristica più assurda e nello stesso tempo più divertente, più sua. Quindi ecco, credo che questo sia il ricordo più affettuoso, il suo dissacrare qualsiasi cosa, anche forse l'amicizia. When I worked with Lucio Fulci, it was one of my first films. I was starting my acting career and I didn't know about him anything. And the people was telling me, you will see, he's very hard, he's screaming all the time against the crew, he will treat you in a very bad way, he doesn't like anybody. And in fact, what happened is that he was fantastic with me, very sweet, at the point that at one time I was just sitting on his legs, you know, it's like a miracle. And the customer told me that maybe it was like, maybe I was remembering him, his daughter. And it's possible, I never met her, but it's possible. I was 20 years ago, more or less, something like that. And it's possible. In any case, it was very, very a good experience because I was good impression by someone who everybody told me, you will see, he's very hard. He was very sweet with me, directed me in a very sweet way, and I made something very special because I was killed and then I was lying down against this window, I suppose, I see if I remember. So it was funny, and it was a very good experience for one of my first films. I think when we were, probably when we were shooting La Paperino,
the second, when I had to stay for hours on the floor waiting for the actors, everything ready, and start again when they kill me, that long scene, and he would come and sit there and talk to me and say silly things to make me laugh and promise me it wouldn't take long, and then it'd take another day and another day. It took 3 days to do that. But he was very sweet. He would come and Florinda, don't worry. It's going to be, now it's just this scene. Don't get upset. It's just this scene, please. No, okay. Because there is a funny thing about acting. You have to be very patient. An impatient actor is an unhappy actor. Because you wait most of your time. All you do is waiting. You're waiting between scenes, you wait while you were doing the scene, stop, we do again. So you have to be patient. And I think he knew I was very patient. He would just come, very sweet, to give me that marvelous feeling of being with me, of being. E dunque Fulci, ricordo che ho più, era appunto, che lui amava fuori molto i cavalli. E questo uomo così un po', come dire, un po' disordinato nell'aspetto, così cacciarone, molto molto intelligente, molto spiritoso, con delle battute, sembravano le battute di Fraiano, perché poi tra l'altro con Fraiano stavamo anche qualche volta insieme. È un grande battutista, pungente anche, sicuramente. Poi aveva un aspetto completamente diverso, amava molti cavalli, la natura, e amava andare con la barca a vela. Quindi c'erano lui due personalità, una cittadina e l'altra molto proiettata verso la magia della natura. Infatti credo che gli ultimi anni della sua vita, io ho conosciuto che abitava con la madre a Piazza Bologna, invece penso che si fosse comprato qualcosa lontano da Roma, una specie di, così poteva stare a contatto con i cavalli, con la natura, eccetera. C'era questa cosa sicuramente che lui con un umorismo particolare poteva sembrare, anche attraverso questo umorismo, queste sue battute abbastanza forti, abbastanza pungenti, molto spiritose, poteva sembrare anche un uomo cinico. Invece sotto questa, al di là di questa scorza di apparente cinismo, c'era invece uno molto legato alla natura, ai cavalli. Era un personaggio contraddittorio ma grande, fortemente affascinante. Sceglieva sempre degli angoli in ombra nella scena, li guardava da lontano e poi aveva questo modo di camminare, di essere un po' curvo, e questo copione che gli cadeva sempre, lui perdeva fogli, ma non gliene fregava niente, scriveva così, era un po' disordinato, perché realmente l'idea che dava che non aveva bisogno del copione, che quello che diceva lo sentiva al momento e quindi cercava di focalizzare l'attenzione anche di noi attori su quella realtà che lui riusciva a creare. E quando ti parlava e ti diceva delle cose, cominciavi a credere veramente che quella macchina da Luna Park, così poco credibile, prendeva una verità e ti faceva pensare di essere veramente nel futuro e nello spazio, e in una situazione dove poi l'interpretazione diventava vera. Ecco, questa capacità un po' istrionica ricordo di lui, di riuscire a catturarti con la sua energia di fantastica, anche un po' così cupa, un po' oscura, e quindi a trasmetterti questa sensazione di
ambiguità e sospensione e fatalità che poi prendeva e poi quando dovevi recitare ti sentivi vero. Beh, mi ricordo che con Lucio Fulci io ho fatto due film, una sull'altra, One Top Over e Il gatto nel cervello, non so come si chiama in inglese. E sono, quando l'ho visto la seconda volta sembrava che il tempo non fosse passato, e sempre la stessa persona, sempre carattere ombroso, non molto socievole con gli attori. E non ti diceva granché se dovevi fare quello che devi fare nella tua parte, però anche questo in un certo senso aveva il suo lato positivo, perché non ti asfissiava con certe, con le ripetizioni. Lui badava molto di più a quello che era, che erano gli effetti speciali, quello che era, diciamo, l'effetto vero e proprio del thriller, perché normalmente lui faceva thriller. E dal punto di vista personale non ho molti ricordi, se devo dire la verità, perché lui dopo il set spariva, non si vedeva più, cioè non era diciamo un regista oppure una persona che potevi avere vedere a cena oppure sentire per telefono, cioè come stai, a prescindere che si lavorasse insieme. E per altre cose mi sembra, spero di rivederlo nell'aldilà quando morirò. Ivana Monte, good morning. And I'm here to remember Lucio Fulci with pleasure. He was very intelligent and sympathetic and ricco di umorismo. And he had a DS with him. Aphrodite. Please come. I'm Lucio Fulci. Ivana, come. The dog was like the metteur en scène Lucio Fulci. Is un ricordo very sweet I have of him. Very, very sweet. Ciao. Dunque, io più che un ricordo sentimentale, io ho un ricordo un po', come dire, tragico, perché pochi sanno che la moglie di Lucio si è suicidata. E quando successe mi telefonò, ci vedemmo, eccetera. Per quanto riguarda l'impatto di Fulci sul cinema italiano in genere, senza togliere niente al valore di Lucio Fulci, io non sono d'accordo. Per il western, gliel'ho scritto io, il western Tempo di Massacro, che andò molto bene e devo dire che Fulci lo girò con altrettanto valore, rifacendosi agli stilemi di Sergio Leone, ovviamente,
Eppure io nella sceneggiatura avevo fatto un mix di Sergio Leone e di Duccio Tessari. Comunque il film venne bene, tra i migliori dei, dei western all'italiana, e incassò moltissimo. Poi i film horror di Lucio francamente non li ho visti, perché l'horror stranamente è l'unico genere che non frequento, neanche ad alto livello. Non, chissà, c'è una sorta di rigetto per il film horror. Poi non so, quelli di Lucio certamente, poiché era un bravo regista, forse erano meglio di quelli degli altri, però personalmente non sono in grado di dare un giudizio. Sicuramente è il giorno in cui mi ha detto sì, facciamo questo film, e soprattutto senza farmi provino. E questo per me è stato un onore, perché aveva fiducia in me. Io l'ho apprezzato immediatamente, un uomo intelligentissimo, preciso, cinico, scontroso, ma con una grande fantasia e una grande capacità di mettere il suo, la sua arte, il suo mestiere a disposizione di tanti generi, tante cose diverse, capire com'è il succo di quello che è uno spettacolo. Io penso che ne esistano pochi, adesso non vorrei esagerare, ma Spielberg è uno di questi, che riesce a fare film di tanti generi, e così anche Fulci faceva film di tanti generi. Certo, i budget sono diversi, la nazione in cui è nato era diversa, ma sicuramente con una capacità di appassionare il pubblico e internazionale con questi suoi racconti. Memory of Lucio is probably a party. In my house was a big party. I had a big house at that time, and you see, in that house I had all the theater posters, because I was doing a lot of theater, and the theater posters were displayed in the living room. Whilst just to make fun, the horror movie posters were in the bathroom. And so Lucio went to the bathroom, and then he came out shouting, "Hey people, I'm in the loo in this house." But he had a sense of humor. He wasn't offended. He was a sweet man in his way. So I like to remember him with affection. And when I get there, where he is now, I hope he's waiting with the camera to yell action. Having being an audience before to work in a horror films, I was a really a fan of horror, and in that period I used to see three or four films every day, and as you know, my favorite kind of cinema was the horror and the fantastic film,
And I remember the summer I was going to this arena, which is a cinema all'aperto, open space theater. And as I told you, I was there and staying as like 10 hours to see three or four films behind. And in the horror period, there was many Lucio's Fulci film and Asbava film or Argento's one. And I really appreciate very much one of Lucio's film, which is Sette Note in Nero, Seven Notes in Black. And I found that was one of very well done thriller, very scaring, very well done as Pronti. And that film start my love for Lucio. Regista che secondo me non è stato abbastanza valutato dalla critica, era una persona caratterialmente molto aggressiva, e di conseguenza questo credo gli abbia procurato dei danni nei rapporti diplomatici. Il cinema è anche diplomazia, anche io non lo sono molto diplomatico. Fulci secondo me meriterebbe e meritava sicuramente uno dei film, più film e anche operazioni sicuramente più importanti. Credo che nel giallo sia stato il suo genere che ha fatto meglio, e ovviamente con le difficoltà che il cinema italiano ha sempre avuto nella realizzazione per la limitazione dei costi. Era sicuramente un grande talento e aveva una grandissima vis comica, era molto sarcastico, era molto, cioè, amava il grottesco. È una persona che io ricordo con molto affetto e con molta simpatia. Effettivamente è un regista che ci manca. Credo che nella collocazione dei registi italiani
di Gialli, se non è il primo, o comunque sicuramente tra i primissimi di quell'epoca, di quel periodo, e secondo me avrebbe avuto un po' più di aiuto, sicuramente più spazio e più possibilità di fare altri film, perché il suo talento lo meritava. Fond one, but it is a memory, and it's definitely an amusing one. The nude scene in, should I be looking into the camera? Okay. The nude scene in Beatrice Cenci. It was in my contract that I didn't do nudity. And as I told you, Lucio and I didn't get along that well. We did not scream and yell at each other. We sort of had a quiet dislike of each other going on. So the day that they were filming the nude scene, I show up on the set to see what my stand-in is going to look like. And it is this very, very fuzzy, pudgy. And I'm there like, and I take a look at him, and he just grinned, walked away. Like, I got you. And that's it. Lucio Fulci aveva, come quasi tutti noi umani, una quasi oserei dire una doppia personalità, perché quando si lavorava era un professionista serio, scrupoloso, attento, non lasciava niente al caso, era perfetto, preciso, pretendeva dagli attori. Quando si finivano le riprese diventava un'altra persona simpatica, amabile, mangiona, perché mangiava tanto e tantissimo. Gli piaceva parlare molto di sesso, delle donne. Diceva, dimmi, che cosa hai fatto a quella, Te la sei fatta pure quella, dai, dimmi che cosa faceva. Cioè, lui andava in brodo di giuggiole, come si dice in italiano, andava su con la testa sentendo queste storie. Voleva sempre sentire aneddoti diversi su delle persone. Era una persona molto curiosa, quasi bramosa per la curiosità. E poi era una persona anche molto gentile, educata, comunque una persona preparatissima, grande sceneggiatore prima di diventare regista, quindi una persona veramente a tutto tondo, persona preparata per questo mestiere a 360 gradi, veramente. Adesso ti parlerò, non so se mi senti, io penso di sì. Grazie per avermi insegnato a fare la medium e grazie per avermi fatto fare questo film che mi ha insegnato delle cose. Mi ha un po' impaurita, ma mi ha insegnato anche delle cose. Eri un uomo un po' difficile, però interessante, un po' scostante, ma penso che tu non sia stato valutato appieno. Comunque, peccato non esserci incontrati anche dopo, mi dispiace moltissimo, perché forse sarei riuscita a parlarti un po' di più. Comunque, il tuo film pare che sia meraviglioso, quindi io adesso
anche se ho paura, devo assolutamente rivederlo, che già mi ero spaventata allora, adesso sono più sensibile di prima, mi spaventerò ancora di più. E mi fa piacere che due persone così si dedichino alla tua opera, mi fa molto piacere. E ti ringrazio. Sono Teresa. Ok. Ciao. Ci rincontreremo. Lucio Fulci è stato molto importante nella mia carriera perché il primo film che ho fatto con un successo enorme è stato Tempo di Massacro, anzi le Colt cantarono la morte e fu Tempo di Massacro, il miglior ruolo in assoluto della mia carriera, grazie a Lucio Fulci che mi ha visto per questo film dove io facevo un ubriacone, niente a che vedere con il ragazzo bello che potevo essere ai tanti io a quell'epoca. È stato un lavoro stupendo. Lui artisticamente, devo dire, molto bravo, molto esigente, umanamente meno, umanamente era una persona con un carattere strano, veramente devo dire strano, e non abbiamo mai fatto un'amicizia, devo dire la verità, perché era molto incostante, mi piaceva di meno. Come artista, tanto di cappello. Come uomo, devo dire, molto di meno. My fondest memory of Lucio, when I think of Lucio Fulci, I think of a smallish guy, maybe 5'8", 5'9", with his arms out like this and screaming some wonderful Italian aria. It's a wonderful fellow, a dear little guy, you know, a dear man, but he would explode daily, like Vesuvius. And one day he was expounding, screaming, and everyone was, all the crew was like this, you know, while he's thundering over them, and he happened to look over at me, and I was looking at him, and he went. The whole thing became a put on after that. It's real, but he put it on. That's my fondest memory of him. Affascinante, tormentato, complesso, spesso infelice, not happy, an important meeting, important meeting. Sorry, I would. I like to meet him now, since I'm older. And sorry, he's not here.
Because to speak now with him, it's a different point of view. That many memories of Lucio because I didn't do that much with him, but all the memories I have of Lucio were extremely fond. He was very intense and a very interesting person, and he liked me, I liked him, and we worked well together. I always felt very good with him. I always felt kind of special. He always made me feel special when I worked with him, so I think would say all my memories. I remember I have little flashes of memories of various things and various films I did, and especially in the end, the last period of his life when I worked with him in Bracciano. You know, we would spend hours in his office talking about him and his life and his frustrations with producers who weren't pulling out enough money and stuff. No, all of my memories of him are positive. All of them, on the set and off the set. Una persona, come ho detto prima, che a me mi ha insegnato tantissimo. Perché aveva dentro di sé una tecnica incredibile, cioè aveva anche dal lato umano, era, anche se esternamente non la faceva capire, però era un buono, era una persona che si faceva amare per quello che faceva. E devo dire che tutto quello che ha detto Sergio lo posso confermare pienamente. E per noi aveva un debole, perché era, cioè, si appoggiava a noi, nel senso che io ero il suo occhio praticamente, si fidava di tutto quello che potevo fare io, perché comunque sapeva che poi in proiezione avrebbe visto quello che lui pensava. E che posso dire altro? Un grande uomo di cinema. I look back at my brief encounter with Lucio Fulci and Lucio Fulci. It was interesting. I think my fondest memory is he hired me to do his film, Zombie 3, and I'd never done anything before. And he took a chance and said, come on out to the Philippines and do this little movie. And I had a great time. And I felt very bad for him, because the poor guy had cirrhosis of the liver while he was making this film, and he was extended and his belly, and they would have bring people in and take the fluid out of his belly, and he continued to work. And now that I direct and I see what he went through physically just to get through that and putting up with all of us, it's pretty amazing. And you know, it's too bad we lost him, because he was a guy that did what he wanted to do. He directed films, and good for him. And and he's got a fan. He's got fans out there. And wherever you are, Lucio, I hope you're making movies, zombie movies, up in heaven. That's all I can say.
Io ricordo che nonostante fossi molto giovane, quindi passavo molto tempo con i miei coetanei, con appunto Beatrice, Deborah Bergamini, Marica, alcune volte mi piaceva proprio cenare con Lucio Fulci perché era una persona intelligente, una cena con lui era sempre divertente e poi era una persona molto colta, molto preparato e c'era sempre qualcosa da imparare da lui, quindi nonostante passassi ovviamente più tempo con i miei amici, con lui era sempre una bella esperienza, delle volte andavo proprio io, mi sedevo al tavolo con lui perché era un'esperienza molto interessante avere un contatto con lui, quindi certe volte cercavo proprio questo contatto perché sapevo che era una persona che aveva da insegnare molto e però lo faceva anche in questo modo suo un po' cinico e disincantato che era molto piacevole. That American aspirins, your aspirin. So, I don't know why, they're much better than our aspirin. You know? Maybe they made them. So I had these two, I gave him these two aspirin. And his headache went away, and he came to me and he embraced me. Oh, that's it! Really, such a fondly embrace, you know, such a. Like a brother, you know, I really felt that. And he was very emotive, you know, how you say, he had the emotions. He was suffering and enjoying and all the time. He was living really deeply what he was doing. Nice man, I really like that. The man passed away too early. I think Fulci, he was a hard worker. He couldn't really show his tenderness and his really maybe when he showed it too deeply or maybe it was something for that he likes to hide. And I know that I did a couple of parts quite good. And the only thing he came to me, especially I remember when I had there in the police station, I had to confess that I did nothing. And they took me very strong by the hair and I had to repeat 3 or 4 or 5 times. And it really hurt me. And you could see the expression in the face. And after that, he came to me, yeah, it was quite good, but he never said it was very good. Maybe it wasn't very good, but I think when I saw it now after it was good, and his way to express to somebody was, yeah, it was good. Cioè, anche sentimentale in che senso? In quale senso? In generale? Mi ha voluto molto bene, e altrettanto io, e mi è dispiaciuto moltissimo quando è stato male, specialmente nel periodo che abbiamo fatto Zombie 3 nelle Filippine, che lì si è sentito male, poi per cercare di curarsi andava in tutti i posti più abietti proprio, per cercare di salvare la sua... Lui aveva capito che stava male. E lì c'è stato un rapporto molto familiare, per me era come un fratello superiore che stava per morire, ecco, questa è la cosa che mi dispiacque moltissimo, anche perché ho avuto una grossa perdita, anche professionalmente, perché mancando lui è mancato un tipo di cinema
che ancora io devo vedere, senza presunzione proprio. Un tecnico, aveva una preparazione culturale pazzesca e mi è mancata questa. Io ho amato Lucio Fulci. Lucio Fulci per me era uno simpatico, mi faceva molto ridere perché era spiritoso, aveva un umorismo straordinario. Ho lavorato benissimo con lui, è stato uno dei periodi più belli della mia vita. E la sera, quando eravamo fuori Italia a girare, che qualche volta cenavamo insieme, amavo molto cambiargli il conto che arrivava alla fine della cena, cioè a lui facevamo pagare 100.000 lire e noi pagavamo 10, e lui cominciava a litigare con tutti i camerieri, con tutti i direttori, con il ristorante intero, perché non si spiegava perché lui pagava 100.000 lire e noi 10. Questa era una delle cose. Comunque era straordinario, perché capiva tutto, amava il cinema, lo sapeva fare, era uno dei più grandi tecnici che ci abbiamo avuto, è stato uno dei più grandi tecnici che ci abbiamo avuto in Italia. Io l'ho apprezzato, a tanti non era simpatico, ma chi lo conosceva bene non può non essere d'accordo con me. Grazie. Lucio, come ora cominciano a scoprire, è stato un grande regista. Non mi sto a dilungare su questo, perché per fortuna molti giovani ora nel mondo, insomma, riscoprono le qualità e l'intelligenza di quest'uomo. Per me è stato un maestro di vita e un compagno di grandi avventure. Vivevamo praticamente insieme. Senza di lui, ora mi sento molto più solo. Io Lucio lo ritengo una persona di grande umanità, che aveva un rapporto con il cinema molto disincantato, era anche molto divertente, diceva sempre un sacco di giochi di parole, slapstick, lui era molto ironico. Non era una persona molto seriosa, così. Era, come dire, vicino ma anche molto distante. Era un personaggio interessante. Conosceva molto bene il mestiere. In 3 minuti sapeva dirti esattamente quello che era il problema di una cosa e sapeva anche risolverlo. Quindi è stata un'esperienza, come dire, di vita, ma anche molto pratica. Cioè lui, molte cose che mi ha detto, molti consigli che mi ha dato, sono stati utili dopo. Ma più sentimentale non riguarda le lavorazioni. C'è stato un periodo in cui lui aveva delle difficoltà, era uscito fuori da casa e mi diceva sempre di trovargli una casa dove andare. Allora io gli trovai una casa che lui comperò con i soldi dei contratti dei film, che gli è piaciuta molto.
e mi regalò dopo una settimana un quadro che io ancora ho, un bellissimo quadro di un suo amico, un pittore importante italiano, si chiama Maccari, e mi fece un biglietto delizioso perché mi disse, forse voi siete stranieri, questa cosa non vi arriva, per casa ricevuta. Che vuol dire? Che di solito in Italia se uno riceve una grazia dalla Madonna scrive per grazia ricevuta, e lui mi scrisse invece per casa ricevuta, e me lo firma Fulci che io conservo, e questo è un ricordo molto, molto dolce. Professionista, su questo credo che non ci siano commenti da fare. Diciamo, credo che non sia stato valutato, che non sia stato portato un po' su dagli addetti ai lavori. Questo mi dispiace perché oggi purtroppo non c'è più, è stato un grande regista, grande maestro, sì. Ha portato un genere nuovo in Italia, quello dell'orrore, di cui adesso ne ha preso e le file Dario Argento. Sì. Io mi sono trovato benissimo, è stato forse più che un regista, è stato forse un padre, ci ha preso per mano e ci ha guidati nel lavoro che abbiamo fatto con lui. Grazie a Lucio, grazie. Ricordo di Lucio Fulci è sicuramente che mi è rimasto più impresso, è quello che apparentemente era un uomo molto rude, mentre sicuramente aveva un'anima gentilissima e un po' snob e forse come tutte le persone che hanno una grande genialità, era un po' incompreso. Questa è la sensazione che ho avuto di lui. Però è un ricordo veramente molto, molto piacevole. Nei miei confronti è stato una persona gentile, disponibile e anche un bravo regista. Beh, Lucio è sempre stato, anche per suo carattere, una persona allegra, gioviale, e questo temperamento lo manifestava anche durante le riprese. E diceva, io non è che sono allegro e positivo perché la troupe funziona meglio, diceva, è proprio il mio temperamento così, infatti era così anche nella vita, sempre contento, uno che non mancava mai di raccontare qualche barzelletta divertente, no? Perciò sì, ho lavorato con piacere con Lucio, perché veramente era una persona intelligente, conosceva l'animo umano, molto umano, se qualche volta qualcuno sbagliava non si arrabbiava mai, non se la prendeva, sapeva che era normale, insomma, che una persona anche potesse sbagliare. Bon, alors qu'est-ce que je peux dire sur Lucio Fulci? La première chose dont je me souviens, c'est que tout le monde me disait « Oh, attention, attention, il n'aime pas les femmes, il dit des gros mots, il ne va pas être gentil, ceci, cela. » Je dis « Ben alors, je ne sais pas, je ne vais peut-être pas faire ce film. » Et puis en fait, j'ai dit « Mais non, je vais faire ce film et il sera sûrement très gentil avec moi. » Et c'est comme ça que ça s'est passé. Il a été très gentil, très agréable, beaucoup de patience. Moi, j'ai un très très bon souvenir. Je crois que ça dépend des gens.
avec qui il a travaillé. Peut-être qu'il n'a pas beaucoup aimé les autres, avec moi il était très gentil. È stato uno dei primi a farlo, a realizzare prodotti di terrore insieme a me, a Fred, ad altri, ed è uno dei più prolifici, fatto dei lavori notevoli, come qualcuno meno buono, insomma, come tutti. Però, insomma, la parola di Fulci è importante nella storiografia del terrore del cinema italiano. Poi ha fatto anche altri prodotti di genere comico, brillante, è stato molto varia nella sua attività, ma quelli, i film che gli hanno dato maggior lustro sono proprio i film del terrore. I remember him like a kind of a head carpenter or some kind of artisan, you know, speaking loud and joking, joking and working come very closely mixed, enjoying his work. Kind of craftsmanship, very convinced in his way. Allora, io di Lucio ricordo una cosa che disse quando stava ancora bene, non aveva problemi di salute. Stavamo attraversando la strada, eravamo mio marito, Lucio e io, stavamo attraversando la Tiburtina dalla De Paulis, all'altezza della De Paulis, e una macchina sfrecciò proprio davanti. E lui disse, per carità, che poi mi mette sotto e... domani i giornali ne parlano e sbagliano il mio nome. No. È molto carino, no? Parlano di me e sbagliano il mio nome. Cioè, l'ho trovato carino perché era molto ironico, Lucio. Ciao, mi ricordo di Lucio Fulci, era un uomo molto eccezionale. È stata la prima volta che sono entrato su un set, ero poco più di un bambino veramente, avevo 13-14 anni ed era i Due pericoli pubblici, come ho detto, e lui riuscì a mettermi a mio agio, perché io ero timidissimo e andai lì e lui mi disse no, guarda Gianni, sei bravo, funzioni, vai bene così, guarda, stai tranquillo. Era una persona eccezionale, poi mi faceva vedere qualsiasi cosa lui come attore per insegnare a me. Quindi ciao Lucio, sei stato grandissimo. My fondest memory is, it was my first film, ever, and he just gave me a lot of positive feedback. He said, Ricci bene, and he really meant it, and it was really, it was the most enjoyable shoot I'd ever done, without exception, I mean, after or before any kind, because he was so easy to work with. He was really
a good guy and a very good director, and made it all seem very smooth and natural from the very beginning to the very end. First, he gave me a job, and in very pleasant circumstances, with a very excellent team of people. And the second was that, well, it's the same memory really, that he seemed to be a total professional who, through years of experience, had learned exactly what he wanted to do and how he wanted to do it. Of course, he was still looking to do things, and so he was the kind of director with absolutely no bullshit and a courteous one, whom one obeyed with pleasure and just tried to do what he asked for. I was very happy to work with him briefly, though alas I've not yet seen the film he made in which I was concerned. Memory of Lucio Fulci, wow. It's hard to pick one. I say when he set up the shoots, I think I said that before, it's when he sets up the shoots, watching him do it, to when he gets the idea of what he's going to do with the camera, those are my fondest memories, are those moments of him. What a fun man. Never screamed at me. Ciao, Lucio. Sì, ho lavorato con Lucio e più su una serie di televisione che l'ho conosciuto un po' più intimamente, però secondo me era già malato, mi sembrava abbastanza triste come personaggio. L'avevo già conosciuto in un film, Zana Bianca, però il mio ricordo è più un ricordo di tristezza con lui. Che ha, soprattutto ho lavorato, c'era sua figlia Camilla, e tutti insieme era un po' tutto triste, ecco. In italiano, nella mia lingua. Era un burbero buono, burbero nel senso quelle persone che si arrabbiano, che urlano, che strillano, ma poi alla fine sono dei cani che abbaiano ma non mordono. E questo è quello che io penso e ho sempre pensato di Lucio, che dietro questo suo carattere così burbero ci fosse un orso buono, tipo Yogi. The fondest memory I can say that he has chosen me for his film, and that today, after all these years, I am here, also because of his film, which has left a mark in many people's mind, as I have learned here, that it's a film that has really been seen by many people and remembered by many people. People just remember even the things you say and you do and have on and the music and everything. So he did leave quite a big mark, and I'm happy to have been in it.
the best one is the first time I met him, and I was just a very, very young assistant director, and he was a very well-known director, and I asked, excuse me, sir, where do you want the camera? And he put the coin, and he flipped the coin, he say, there. It's not important where you put the camera, it's important what's in front of the camera. It was a real lesson for a very young assistant director that wanted to know something about movie. And he knew what movie was. Sì, diciamo un personaggio schietto, vero, che a me devo dire che è stata per me una persona molto positiva e mi ha insegnato tante cose, solo nel vederlo lavorare, molto, molto bravo. Conosciuto personalmente ed era una persona splendida, ha fatto molti buoni film, è considerato uno dei maestri del cinema italiano, diciamo, di genere, e non posso confermarlo, e mi ha fatto piacere aver collaborato con lui, è una persona da cui abbiamo imparato un po' tutto. Intelligente, simpatico, particolare, originale, aveva il coraggio di essere anticonformista, così, non molto attraente.